Bentrovati con Sveglia Trieste, buongiorno a tutti. Oggi è venerdì 10 giugno. Oggi saremo in compagnia di Emanuele Esposito, istruttore cinofilo dell'Associazione Cani Salvataggio, dalle 7:30 alle 9, dalle 9 alle 10, in compagnia di Anna Maria Cisint, candidato sindaco a Monfalcone, appoggiato dalla coalizione di centrodestra, nonché sindaco uscente. Con Anna Maria Cisint, quest'oggi chiudiamo il percorso che Tele4 ogni mattina Sveglia Trieste da 2 settimane circa a questa parte ha svolto nel conoscere tutti i candidati che si presentano domenica alle elezioni amministrative per i comuni di Duino, Urisina, Gorizia e Monfalcone. Sono 7 candidati a Gorizia, 3 a Monfalcone, 2 a Duino, a Urisina, e quindi questi 12 candidati li abbiamo conosciuti di mattina nello spazio orario dalle 9 alle 10 nel corso di questa trasmissione, non tutti i giorni, ma a copertura delle esigenze di tutti i candidati, in modo tale che tutti potessero avere lo stesso spazio per intervenire e far conoscere ai telespettatori il programma elettorale. Domenica si va al voto, quindi ricordo che domani mattina e domenica mattina Sveglia Trieste avrà contenuti che non annovereranno personaggi politici in virtù del silenzio elettorale, e quindi già vi anticipo, domenica mattina avremo ospiti Angelo D'Adamo della Federconsumatori, il giornalista triestino Marco Gombacci e poi Mario Cerne dell'Accademia del Fumetto. Questi gli ospiti di domenica, ma abbiamo fatto 2 passi avanti rispetto invece a quanto può essere di interesse per la giornata di oggi, o meglio le notizie del giorno. Gli ospiti li ho già anticipati e partiamo con la situazione meteo. Dopo il passaggio del fronte rimangono correnti settentrionali con aria piuttosto umida in quota. Nel weekend tornerà un vasto promontorio anticiclonico. Al mattino oggi soffierà cielo, no, chiedo scusa, al mattino oggi cielo in prevalenza nuvoloso, in giornata ampie schiarite, soffierà, ecco, vento da nord moderato su pianura e costa, anche sostenuto in alta quota. A Trieste possibile bora a momenti più sostenuta, con le temperature massime in aumento, toccheranno fino ai 28 gradi. Per domani e domenica previste giornate soleggiate, domani cielo in prevalenza sereno, salvo possibile residua nuvolosità di primo mattino sulle zone orientali. Sulla costa soffierà borino al mattino, brezza nel pomeriggio, dal pomeriggio piuttosto caldo in pianura, mentre sui monti ci sarà cielo variabile con temperature fra i 19 e i 22 gradi, le minime, 25-28 invece le temperature massime. Andiamo a leggere il piccolo di oggi in velocità, le prime notizie, poi le approfondiremo nel corso dei seguenti minuti, con il titolo principale che è il via libera in giunta regionale e la manovra estiva. Mai così ricca, pronti 522 milioni, le cifre più alte per sanità, emergenza casa e carburanti. Nuovo caso, congelato l'atto aziendale di ARCS. Dopo all'interno vedremo meglio questo dettaglio. Il 23 giugno il tour Gedi al Molo Quarto, Trieste, la scoperta del futuro del turismo. E qui in questo riquadro con la foto un paio di turisti in Piazza Unità, verosimilmente nelle zone del centro, che scattano delle foto col cellulare. Ucraina, Draghi avverte l'Ocse, sblocchiamo subito il grano. Putin, come Pietro il Grande, pena di morte a 3 stranieri. Poi economia, BCE per i tassi, doppio aumento e stop ai bond, la borsa soffre. Un articolo di commento perché vogliamo cancellare il nostro passato. Fra le notizie di cronaca, sindacati e lavoratori in rivolta contro lo stop all'ex principe, il comune fissa regole e misure anti-Covid per i tuffi in sicurezza. Triestina a corto di soldi, i tifosi blindano per 10 anni il marchio. Pagate o avvelenano i vostri prodotti, Triestino in cella. E vedremo dopo i dettagli anche su questa notizia di cronaca. La storia dell'Istria svelata dalle scritte lasciate sui muri, un graffito sopra una casa a Dignano. I murales sono la sua missione. Erik Usic, dopo il dottorato all'Università di Lubiana, ha deciso di censirli, studiarli e utilizzarli per raccontare la storia dell'Istria, comprese le pagine meno note dal dopoguerra in poi. A pagina 13, oltre confine, questo approfondimento di Giovanni Vale sulla storia raccontata dai segni che ci sono sui muri e sulle case. Ci fermiamo per la pubblicità, ritorniamo tra poco, vedremo meglio gli articoli del piccolo. Ci vediamo tra qualche minuto.
Riprendiamo la rassegna stampa, abbiamo anche il Friuli, sono finiti i lavoratori, la crescita, la carestia, anzi, anagrafica sta per abbattersi sulle aziende, tra poco non ci saranno più persone da assumere, questo è il titolo principale del Friuli, con poi le foto di chi, i lavoratori con addosso insomma, delle vesti che riconducono a dei lavori specifici, fotografi, avvocati, anzi magistrati in questo caso. Personale sanitario, personale operaio di varia natura, insegnanti, eccetera, con scritto esaurito. Poi il Friuli cosa scrive? Un summit segreto ha fatto il punto sulla sicurezza informatica, sullo spionaggio digitale con Udine, capitale della NATO. E poi sabato, invece, e domenica gli appuntamenti a Sutrio e sullo Zoncolan. Poi speciale, 130 anni di Grado, 12 pagine dedicate all'Isola d'Oro che quest'anno festeggia uno storico traguardo e ci sono questi argomenti all'interno del Friuli. Tornando al piccolo, la prima pagina l'abbiamo vista, la scorriamo invece il giornale velocemente, doppio aumento dei tassi, stop agli acquisti di bond, la BCE fa cadere la borsa, la scelta infatti della BCE, vediamo qui poi il grafico che illustra questa situazione e l'andamento del tasso base in percentuale degli ultimi 12 anni. Dobbiamo procedere con una serie di rialzi entro fine anno per riportare i prezzi al loro obiettivo del 2%. Spread, la stretta BCE indebolisce l'Italia che dovrà pagare forti interessi sul debito. Nella pagina seguente, le sfide dell'economia, c'è lo stop al denaro gratis, i mutui variabili saliranno, indebitarsi sarà più difficile, servono nuove moratorie. Questo i riverberi del costo della stretta, nel mirino infatti di Francoforte c'è l'inflazione, ma il girovite pesa sui listini e i nuovi prestiti. Poi gli investimenti, spinta ai titoli delle banche e alle azioni dell'energia. Chi ha BTP allacci le cinture, saranno mesi di volatilità. Ancora sul discorso economico, Giorgetti critico sulle auto verdi, l'Unione Europea doveva darci più tempo, il ministro leghista dice avrà ricadute pesanti sulle filiere, così l'industria italiana rischia l'eutanasia. Le auto elettriche, con le direttive europee dello stop a benzina e gasolio nel 2035, che devono però in qualche modo essere anche seguite da politiche di riconversione delle industrie proprio su un mercato che sarà esclusivamente elettrico. Poi l'invasione dell'Ucraina, il governo, allarme di Draghi all'OCSE, sblocchiamo il grano, dice Donbass, pena di morte, tre stranieri, mercenari e terroristi, due soldati britannici e un marocchino condannati alla fucilazione. Così Mosca lancia un messaggio all'Occidente, Londra dice il processo farsa. In questo caso gli inglesi Aslin e Pinner e il marocchino Saadun a processo sono questi tre dietro le sbarre che saranno, secondo la Russia, giustiziati. Lotto come Pietro il Grande, l'ultima sfida dello zar e le parole di Putin. Un dossier sulle mosse di Vučić, servizi di sicurezza europei dietro al rapporto sui legami tra Putin e il presidente serbo. Belgrado ribatte, è un'azione offensiva. Sit-in contro il carovita. Oggi in tutta Italia la protesta delle pentole vuote, in regione associazione dei consumatori in piazza Unità a causa dei rincari e quindi il caro vita e ci sono le associazioni che scenderanno in piazza a Trieste in piazza Unità. I nodi della politica, il referendum, il miraggio del quorum, che ricordiamo che il 12 giugno, dopodomani, si vota dalle 7 alle 23 anche per i 5 quesiti del referendum abrogativo sulla giustizia. Il nuovo direttore di ARCS congela l'atto aziendale firmato dal predecessore, sospensione in autotutela decisa da Polimeni dopo lo stop al documento di Tonutti da parte della Direzione Centrale Salute, opposizione all'attacco, sistema allo sbando. Siamo al dibattito sulla sanità regionale e c'è quest'ulteriore tappa che getta caos all'interno anche del discorso politico. La tragicommedia, dice il sindacato, il ribaltone da parte del Partito Democratico, il vice governatore sceglie di non commentare per evitare nuove strumentalizzazioni. Una nota dell'azienda parla di dovuto procedimento che non provoca interruzioni. Sempre dal Consiglio regionale, manovra estiva con avanzo record 522 milioni a sanità, imprese e famiglie, cresciute del 50% rispetto all'anno scorso, le risorse inserite nella fase di assestamento, merito del balzo delle entrate legate alla compartecipazione tributaria. La manovra estiva
poi delineata in capitoli, in questo riquadro con le varie poste, sono 130 milioni alla sanità, 90 alle risorse finanziarie, 81 alle infrastrutture e ai trasporti, fra cui edilizia agevolata, fondo di progettazione, interventi per gli edifici scolastici e l'acquisto di scuolabus, poi alle attività produttive e il turismo, 70 milioni, di cui 40 ai ristori e alle imprese contro il caro energia. E gli altri, invece, fra gli altri, insediamenti turistici in montagna. Poi a risorse agroalimentari, all'ambiente dell'energia, con lo sconto carburanti e gli impianti fotovoltaici, nonché al lavoro e istruzione, al patrimonio e sistemi informativi, alle autonomie locali, allo sport e alla cultura, dove per gli impianti sportivi ci saranno 971 mila euro, 812 mila alle manifestazioni sportive e 2 milioni al bando per i musei. Questo leggiamo oggi dal Piccolo. La Lega lancia l'appello al voto, mentre riparte il viaggio nell'innovazione, Trieste capitale del nuovo turismo. Lo vediamo nell'alfabeto del turismo, questo inserto del Piccolo, con le varie voci che poi aiutano anche a capire da che parte potrà crescere il turismo a Trieste. Dalle crociere alle aziende giovani, dagli universitari al mondo della ricerca, scenari, progetti e testimonianze per un settore che sta crescendo. Da Miramare al Pedocine, scegli il simbolo e vota pregi e difetti. Aperto sul sito del Piccolo un sondaggio online fra i lettori, tre domande su chiavi di sviluppo e opportunità da cogliere a Trieste. Hotel, negozi, ristoranti e la ricerca di personale, c'è anche l'angolo del recruiting, l'iniziativa delle categorie. Il 23 giugno al Molo Quarto, FIPE, Confcommercio, Federalberghi e FIAVET predisporranno un corner dedicato al recruiting, un angolo dove domande e offerte di lavoro si potranno incrociare. Quindi, lotta al coronavirus post-Covid, adolescenti fragili, dall'ansia all'anoressia, 9 adolescenti su 10 hanno problemi, e l'altra pandemia della salute mentale dei più giovani. I numeri dell'emergenza in queste percentuali, con il rapporto che vede i giovani aver subito o meno il Covid come sintomi, come infezione, ma anche a livello psicologico quelle che sono state e sono tuttora, seppur molto inferiori rispetto a prima, le limitazioni o i cambi di stile di vita legati proprio all'emergenza pandemica, come può essere stata la didattica a distanza, come può essere stata la mancata socialità nei periodi più acuti di zone rosse o di chiusure totali, come può essere stato anche l'abuso di strumenti online o anche di sostanze o di alcol che hanno comportato un cambio di stile di vita nei più giovani. Il balletto, mascherine per l'esame di maturità saranno obbligatorie soltanto agli iscritti, altro tema, quello delle mascherine. E quindi, come abbiamo visto prima dalla prima pagina del Piccolo, altro argomento, oltre confine, Eric Usic, il cacciatore delle scritte sui muri che raccontano il Novecento in Istria. Lo studioso, nell'ambito di un dottorato all'Università di Lubiana, ha firmato una monografia pubblicata dal Museo Etnografico. Lo vediamo qui, il giovane davanti alla scritta che inneggia Stalin, lasciata su un muro a Dignano, a destra invece graffiti a Buie e a Santa Lucia Ortole. Li vediamo in queste foto e poi nell'articolo tutti gli altri dettagli. Un tour tra le viuzze di Dignano per svelare le pagine meno note si è imbarcato nella scoperta di queste scritte. Dunque, infrastruttura nel cantiere della Capodistria di Vaccia, scavato un quarto del tratto in galleria, e qui ci sono le immagini dei lavori in corso. Progetto partito nel 96, solo l'anno scorso però l'avvio dell'operazione. L'economia, bonus e materie prime incognite per l'edilizia. Petrucco, confermato vicepresidente della Federazione Europea dei Costruttori, il governo deve intervenire per tornare a investire, è fondamentale il PNRR. 100 nuovi camion per Automarocchi che punta sul RoRo, l'azienda triestina di autotrasporto. SOS piloti, gli aerei restano a terra. Lufthansa cancella 900 voli, Eurowings è pronta a seguirla. L'allarme dei sindacati, manca personale.
Ci colleghiamo ora con la sala operativa della polizia locale per avere invece gli aggiornamenti riguardo segnalazioni e viabilità. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti gli spettatori e anche a voi Gugliotta. Diciamo la situazione è tranquilla ovviamente al momento, anche per quanto riguarda la serata non abbiamo niente di particolare da segnalare, anche dal punto di vista meteo la giornata si presenta meglio di quella passata. Per il resto niente di particolare, ci sono sempre questi lavori, soprattutto quelli inerenti alla galleria di Piazza Foraggi, diciamo, con le deviazioni, ci sono in certi orari, potrebbero esserci dei rallentamenti in zona Via Molino Vento, Largo Pestalozzi e comunque in ogni posto dove diciamo, il traffico viene deviato a seguito della chiusura della galleria stessa. Però sinceramente non segnaliamo, non abbiamo grosse segnalazioni di intralci o d'altro. Per quanto riguarda il resto, in cartello non abbiamo niente, magari ne parleremo anche nel collegamento dell'ora di pranzo, ma già anticipo, ci sono dei lavori ancora oggi di rifacimento segnaletica orizzontale nella zona via del Miramare Barcola, Ospedale Maggiore. E questa notte, come è già successo questa notte, ci sarà la chiusura della galleria San Vito tra via Alberti e via del Bosco dalle 23 alle 05. Al momento il traffico, da quanto posso vedere, è tranquillo, non abbiamo particolari interventi in atto, vi restituirei la linea. Un Grazie al commissario De Grassi, buona giornata, buon lavoro. saluto a tutti. Proseguiamo col piccolo nelle pagine di Trieste con la crisi principe, la rabbia dei sindacati e lavoratori, si congeli la chiusura dopo l'annuncio della Queens, le sigle chiedono si continui a cercare un acquirente, i dipendenti dicono si parlava di sviluppo, poi dall'oggi al domani è cambiato tutto. Questo il racconto nel servizio, ieri anche Tele4 si è occupata di questo, sentendo i sindacati, poi ieri sera un approfondimento anche con Ring assieme a proprio i sindacati e all'assessore regionale Rosoleni, intanto facciamo il punto nel servizio. Una decisione improvvisa per uno degli ultimi marchi storici dell'industria locale. Entro il 30 settembre chiuderà l'ex prosciuttificio Principe di Trieste, lasciando a casa 49 lavoratori e lavoratrici. I sindacati li hanno incontrati ieri pomeriggio in assemblea nello stabilimento Queens di San Dorligo della Valle per comunicare la decisione presa dal fondo VRM. La rappresentanza sindacale aveva incontrato in mattinata la direzione aziendale per avere informazioni e chiarimenti sulla decisione improvvisa di chiudere la fabbrica. Durante l'incontro la direzione, per voce di Claudia Droghi, ha dichiarato che il progetto di rivalutazione e sviluppo del sito Giuliano non è più attuabile. La FLAI CGIL e la FAI CISL, rappresentate in azienda, hanno subito espresso la loro preoccupazione, ritenendo inconcepibile una proposta di chiusura dello stabilimento di Via Ressel con la perdita dei posti di lavoro e del marchio storico. Per questo in assemblea si è deciso di chiedere un incontro con gli assessori alle attività produttive, Sergio Bini, e al lavoro, Alessia Rosolen, e all'azienda per chiedere la sospensione di ogni forma di chiusura. Un fulmine a ciel sereno, pur tenendo conto della storia travagliata della Principe nel momento in cui sembrava ci fosse margine per un'intesa commerciale tra Queens e Rigamonti. La Regione è in azione per convocare il tavolo la prossima settimana. Rosolene Bini, massimo impegno per trovare delle soluzioni. Il prefetto Vardè, se serve, le porte della prefettura sono aperte, le reazioni istituzionali a seguito di questa crisi. Andiamo nella pagina seguente. L'ordinanza a balneare fra misure anti-Covid e regole per i quattro zampe, confermate le indicazioni per evitare la diffusione del virus dai lettini da igienizzare ai percorsi d'entrata e poi il capitolo cani che noi approfondiremo fra pochi minuti con Emanuele Esposito, quindi inutile andare a leggere adesso, lo trattiamo meglio tra poco con anche l'esperto. La lista di piazza dell'Agata su Asilo e Sezione Slovena sono contrario, idea integrazione fra Burlo e Asugi, bocciature in serie, la proposta è emersa al convegno UIL Medici. E poi, sempre in consiglio comunale, Porro appoggia Bertali contro vaccini e pass, Brandi di Forza Italia dice inaccettabile, tre mozioni discusse in prima commissione. Quindi, tentata estorsione a danno di imprese del settore dei supermercati, inietto veleno nei vostri prodotti se non pagate. Triestino arrestato, David Sirka, 47 anni, di Malchina, è accusato di aver inviato mail e video con minacce
a 200 aziende. L'uomo è stato fermato ieri dalla polizia postale, l'avvocato difensore dice nega ogni addebito e vedremo poi come andrà il processo. Maxi sequestro di cocaina, i trafficanti non parlano, ecco chi sono gli arrestati, l'indagine della procura di Trieste nell'articolo di Giampaolo Sarti, operai nero e clandestini bloccate tre ditte, le ispezioni dei carabinieri in ambito edile in città e ci sono quindi i sopralluoghi delle forze dell'ordine per le verifiche delle corrette procedure di lavoro nei cantieri. Sale la fiducia dei meno giovani verso social e nuove tecnologie, l'incontro La Piccola Fenice organizzato da 50 e più, Confcommercio FVG, presentato un report su over 50, terza età e digitale, il web è pane quotidiano ma il 62% non si ritiene preparato, corsi di formazione ad hoc in arrivo a Trieste. Di questo parleremo invece oggi nello spazio delle 13, prima del telegiornale delle 13.20. L'università punta ad ampliare offerta e numero di iscritti, qui il rettore di Lenarda in foto, Parlotti si impose in una fase difficile del motociclismo, la commemorazione del pilota al Revoltella. Quindi asta di beneficenza per la lotta al bullismo di genere nelle scuole, opere donate da una serie di artisti protagoniste dell'appuntamento che serve a finanziare il progetto contro la homo, lesbo, bitransfobia, chiedo scusa, parola unica che volevo pronunciare nel modo più corretto possibile ma non è proprio così facile se non la si mastica ogni giorno. Simulatori, laboratori mobili, agenti a cavallo, Lamborghini, la polizia al giardino pubblico conquista centinaia di bimbi. Qui andiamo a vedere proprio le immagini degli agenti a cavallo, delle Lamborghini, dei tanti bambini e sentiamo le parole del questore e del sindaco in questo incontro del giardino pubblico che ha avuto luogo ieri mattina, ma ha avuto spazio fino alle 15 per poter illustrare a tutti i mezzi della Polizia di Stato e della Polizia locale, ma soprattutto il lavoro di questi due corpi. Non fosse poi l'insolita presenza di moltissimi operatori di Polizia di Stato e Polizia locale tutti assieme presenti al giardino pubblico che hanno inevitabilmente catturato l'attenzione, i protagonisti del Police Day organizzato oggi sono gli alunni delle scuole che hanno invaso con la propria curiosità le aree del giardino dedicate a mostrar loro il mondo delle forze dell'ordine. Si spazia dalle vetture d'epoca ai simulatori, dai mezzi attuali in dotazione alla polizia alle unità a cavallo. Tanti spunti per conoscere meglio le due polizie e l'entusiasmo di tutti questi studenti è stato palpabile. Abbiamo voluto fare questa iniziativa all'interno del giardino pubblico innanzitutto per regalare una giornata di festa ai ragazzi che oggi terminano l'anno scolastico e quindi era giusto coinvolgerli in questa cosa. Poi come sapete in questo spazio purtroppo si sono verificati episodi di cronaca, tant'è vero che abbiamo fatto recentemente un'operazione che ha portato all'arresto di 5 persone, quindi questi spazi devono essere restituiti alla cittadinanza. Il nostro messaggio è che lo spazio, i giardini, le piazze sono dei cittadini, quindi non di chi delinque, quindi è giusto restituirlo a loro e queste iniziative servono anche a questo, a far capire che gli spazi vanno vissuti dalla gente che vuole vivere in pace e serenità. Il giardino pubblico scelto come luogo iconico, in quanto proprio in quel parco troppe volte si sono verificati atti vandalici che hanno infastidito i normali fruitori del giardino. Anche il sindaco di piazza sottolinea la necessità di una tutela della quiete pubblica. Beh, una bellissima iniziativa del questore e mi fa piacere tutti questi bambini. Quello che dico sempre, portiamo le scuole dappertutto, portiamo le Reti Puglia. Oggi il questore ha fatto veramente qualcosa di straordinario e tutti questi bambini attorno sono veramente una gioia, perché abbiamo bisogno dopo 2 anni di pandemia di stare insieme all'aperto. Quando ero bambino io qui c'era un guardiano che tutti conoscevano, non succedeva mai nulla, io venivo a patinare lì. Bisogna ritornare a sorvegliare le aree, specialmente dove vanno i bambini, è di una semplicità importante. La Lamborghini era il tocco di classe per chi ama i motori. Alunni, artisti alla Giotti, nel nome della pace, la mostra di fine anno scolastico, qui gli studenti della Giotti con le loro opere. Nella pagina seguente, da Castelreggio alle Rotonde, il duello Pallotta-Gabrovez,
vivace il confronto fra il sindaco uscente che punta alla conferma e lo sfidante, Schermaglia, anche sul progetto del parco paleontologico e sulla baia di Sistiana. Muggia ha hackerato il profilo Facebook dell'assessore Orlando, foto pedopornografiche raccapriccianti. E questo quanto denuncia l'assessore Alessandra Orlando del comune di Muggia. Anche CGL Ampi contro il 12 giugno a Muggia, con la polemica innescata fra maggioranza e opposizione. Nel spazio delle segnalazioni, la Lilt di Trieste torna con le visite dermatologiche gratuite e poi anche quest'anno le ciliegie in quanto stagione, e qui la foto. Andando oltre, nelle pagine dedicate allo sport parla l'ex sindaco di Trieste Cosolini: troppe chiacchiere, serve una rete, capisco le difficoltà di Di Piazza perché ci sono passato, a Trieste potrebbe funzionare un sistema di piccole imprese. Qui Cosolini mentre gioca a basket, entrambi sono stati coinvolti nei mandati, entrambi, cioè Cosolini e Di Piazza, da problematiche relative a fallimenti o crisi delle squadre di vertice a Trieste, fra Triestina e Pallacanestro. C'è anche la Pallamano che versa in situazioni di difficoltà. Sorride fortunatamente la buona gestione della Pallanuoto Trieste, che ha nel tempo avuto una programmazione seria, costante, e che ha dato poi i suoi frutti e li sta dando ancora. Per quanto riguarda il basket, il giorno dell'assemblea con l'ingresso del nuovo socio, sarà infatti l'assemblea dei soci in programma oggi, disegnare il futuro della Pallacanestro Trieste. I tifosi della Triestina Club blindano per 10 anni il marchio dell'Unione. In un momento difficile per la società, il centro di coordinamento rinnova la registrazione del bene acquisito dal fallimento nel 2012. Nella pagina successiva, Milan e Inter cercano attaccanti, suggestione Ronaldo a Roma. I campioni d'Italia puntano a Origi e Raspadori. La Juve vuole trattenere Morata. Sul fronte internazionale, Liverpool pronto a pagare 100 milioni per Nunez. Nazionale, altri esordienti per la gara di sabato con gli inglesi. Under 21 pari in Svizzera, gli azzurrini si avvicinano all'europeo. Sette bello i mondiali senza i triestini. Oggi alla Bianchi il test con la Croazia. Nei 13 scelti dal CT Campania, esclusi sia Mezzaroba che Mladosic, alle 19 l'amichevole di lusso, disponibili ancora oltre 500 biglietti gratuiti per la Pallanuoto. Calcio dilettanti, eccellenza tra le triestine, un solo cambio di allenatore. Ci fermiamo qui, ci rivediamo tra poco dopo la pubblicità in compagnia di Emanuele Esposito, istruttore cinofilo dell'Associazione Cani Salvataggio. A qualche minuto. Ben ritrovati in diretta a Cosveglia Trieste in compagnia di Emanuele Esposito, istruttore cinofilo dell'Associazione Cani Salvataggio. Ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come ogni venerdì mattina, non c'è Sky oggi? No, per questioni in realtà tecniche, come dico sempre, non ha senso portare i cani a fare cose che gli farebbero quantomeno stare a disagio. Poi tra l'altro oggi non è neanche caldissimo, visto che devo viaggiare un po' in regione. Ovviamente non si parla di qua, ecco, qua no, sarebbe, no, qua, qua no, sarebbe no, potuta venire stare tranquillamente. Stare in bagagliaio, con magari oggi c'è più sole, quindi anche un po' più caldo, non aveva senso, allora l'ho lasciato a casa. Perché il dopo le 9, esatto, per Esposito è una giornata di lavoro, trasferte, e quindi il cane sarebbe dovuto rimanere in bagagliaio e allora... Sì, no, magari anche stress, venire con me, ma... Però comunque viaggi li deve fare, non aveva senso, sono sicuro che preferisce stare a casa più tranquilla, rilassata e basta. Non te lo rivedremo la prossima volta. Dunque, partiamo dall'articolo di oggi del Piccolo, poi sì, abbiamo diversi argomenti, diversi, certo, spunti interessanti. Allora, il primo è questo, l'ordinanza balneare fra misure anti-Covid e regole per i quattro zampe. Scrivimi col Brusaferro oggi per il, sì, Piccolo. Vabbè, insomma, in generale sono confermate le indicazioni per evitare la diffusione del virus, cioè distanziamenti e igienizzazione dei lettini in quelli che sono i lidi, sì, o le zone attrezzate. Capitolo cani, invece, è bello corposo. Ci sono delle specifiche che forse sono utili a tutti. E quindi sì, l'avevamo anticipato, sì, penso, o settimana, no, due settimane fa avevamo anticipato l'ordinanza, quindi sostanzialmente sono confermate quelle regole che erano in vigore già negli anni passati, con
In realtà un'unica modifica rispetto all'anno scorso, che è quella della spiaggia dei filtri, se non sbaglio, che ha adesso una zona dedicata ai cani, mentre prima era possibile stare su tutta la spiaggia, adesso è stata dedicata a un'area. Resto qua a Trieste, diciamo nella parte più barcola, mettiamo, più frequentata, quindi si ricorda Pineta, quindi il lungomare Benedetto Croce, tutta la parte che va dall'ex Cedas fino ai Topolini, quindi diciamo quella che adesso è in mezzo al pane quotidiano, e poi dalla fine dei Topolini fino al bivio di Miramare. Poi c'è ancora quell'ultimo moletto che c'è prima della riserva di Miramare, è possibile accedere con i cani. Microchip o tatuaggio? Obbligatorio. Eh beh, quello è obbligatorio per quello, sì, a prescindere quello, da che si va al mare. Esatto, assolutamente. Non essere esenti, chiedo scusa, sì. Io leggo così magari sì. Ci aiuta, essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. Certo, ci per sta. Evitare, è assolutamente. Indispensabile contagio. L'uso del guinzaglio non superiore al metro e mezzo. Quello per legge, lo dico sempre, è obbligatorio avere il guinzaglio un metro e mezzo, in realtà sarebbe da portare sempre dietro la museruola perché potrebbe essere richiesta da un pubblico ufficiale. E poi chiaramente acqua, ciotola, tutto quello, se non si può portare in teoria, ma come nelle aree cani non si dovrebbero portare i cani femmina in estro, quindi certo. In calore. Questo per creare e per evitare di creare dei disagi agli altri cani, ai proprietari dei cani maschi che insomma, si troverebbero con il cane che li tira in continuo. In acqua, mi raccomando, togliete il guinzaglio, più che altro perché però tenetelo a portata di mano nel momento in cui dovete uscire dall'acqua, perché in acqua si toglie il guinzaglio. Noi per esempio utilizziamo delle imbragature speciali fatte apposta, che hanno le maniglie per tenere il cane anche quando usciamo dall'acqua, perché l'altro tema è quello del scrollamento. E infatti c'è scritto, a parte sì. Ricordiamo, museruola a portata di mano, quindi portarsela in uno zaino, tenersela in una borsa vicina per le evenienze, infatti da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Tra gli obblighi poi anche la dotazione necessaria per rimuovere deiezioni canine, bastano i sacchetti per eliminare certo. I bisognini, ma insomma quello a prescindere che si vada al mare o no. Tra le indicazioni anche quella di evitare, se possibile, lo scrollamento del cane all'uscita del mare in prossimità degli altri bagnanti. Questo allora, ne abbiamo parlato l'altra volta. Esatto, non è facile perché devo dire dove possono andare i cani, appunto nelle scalette, a parte dalle 20:30 alle 24 c'è la spiaggetta, quella dopo la Pineta, quindi le Cedas si può accedere con cani in acqua. Un tema è nell'ordinanza c'è scritto per esempio che il cane deve accedere contestualmente al proprietario, al conduttore, e questo per evitare che soprattutto nel momento in cui in acqua ci siano molti bagnanti il cane vada vicino ai graffi, quindi noi dobbiamo essere sempre vicino al nostro cane così da evitare rischi per gli altri. E dicevo il guinzaglio, lo scrollamento non è facile perché la parte delle le scalette sono lunghe e riuscire a, quello che consiglio è prendere il cane, lo si aggancia subito al guinzaglio e si corre in una zona dove appunto non ci sono altri bagnanti e là si può far scrollare il cane, perché sennò è fastidioso già quando magari c'è qualcuno si tuffa davanti a noi che siamo un attimo lì incerti se entrare in acqua o meno, poi se c'è un cane che ti bagna magari dà anche più fastidio. E l'altra cosa, dicevo, il guinzaglio va tolto in acqua perché sennò c'è il rischio che il guinzaglio si avvolga intorno alla zampa del cane e il cane nuoti con difficoltà o appunto si trovi magari ad andare a candela in questo modo, quindi mi raccomando togliete certo. Il guinzaglio e agganciate soltanto il cane quando uscite fuori dall'acqua. L'articolo chiude dicendo che si ricorda che queste regole che Esposito adesso ci ha ridescritto e completato insieme ad altre norme contenute nel documento, se non rispettate portano a sanzioni amministrative, certo, quindi insomma a delle multe per chi non dovesse attenersi sì. Alla regola del guinzaglio, allo scrollamento, alla raccolta delle deiezioni e all'accesso negli orari o nei luoghi indicati dal regolamento stesso. C'è poi diciamo una regola che non è mai scritta. Scusatemi se bevo il caffè, già lo dico subito. Poi c'è, una regola... chi dirà che ho sonno. Ma vabbè, ma ci sta, che fa sto lavoro qua come il tuo, anch'io
alle 6 faccio rassegna stampa. Quindi... È che mi hanno inserito un giorno in più questa settimana, ieri, e mi ha sfasato il calendario. Poi c'ho anche domenica, quindi settimana impegnativa. Impegnativa. E dicevo, la regola sanzioni, non scritta in qualsiasi regolamento, cioè io ho fatto anche arbitro di calcio, cioè la 17esima regola è la regola del buon senso. Certo, certo. Che è sia per, di solito, sia per chi deve far applicare le regole e sia per chi in realtà dovrebbe rispettarle o ricordarsi che, appunto, come dicevo, oggi non porto Sky con me perché avrei creato un disagio al mio cane e l'avrei fatta stare... Cioè, poi Sky è abituata anche a stare in giro con me, a diverse situazioni, probabilmente non le sarebbe dispiaciuto, ma io preferisco tenerla a casa, appunto, dico sempre non portate i cani al mare, il supermercato non li portate durante le ore più calde a passeggiare, anche stare al mare tutto il giorno un cane è comunque faticoso, il caldo come lo soffriamo noi lo soffrono loro, forse anche in maniera peggiore, quindi... Mi raccomando, la regola del buon senso che dovrebbe essere applicata e ben presente in qualsiasi nostra azione e comportamento. Ecco. C'è un articolo che Esposito mi ha inviato ieri, il cane e l'intossicazione da acqua di mare. Spieghiamo. Allora, in realtà funziona come per noi, solo che magari il cane non è abituato, ci sono delle razze che sono le razze d'acqua che hanno la conformazione del labbro fatto appositamente in modo da riuscire a respirare, anche gli può entrare dell'acqua in bocca ma non le inghiottiscono, inghiottono. Non inghiottono, sì. Vabbè, siamo capiti. Esatto. Poi il punto qual è? Altri cani invece hanno più difficoltà in questo caso a respirare e a non ingerire. Esatto, a non ingerire l'acqua. Poi c'è il tema del caldo, se il cane è caldo tenta di bere. Posso fare l'acqua. Una domanda stupida? Sì. Perdonami, sì. Perderanno anche i telespettatori. Il cane sa che è quell'acqua di mare non si beve? No, diciamo che a un certo punto... impara nel primo giorno che la beve? Diciamo che il problema è che alcuni hanno probabilmente più sensibilità, cioè riescono a percepire immediatamente il fatto che è salata che e non salata, gli piace. Okay. Però ci sono giorni in cui l'acqua di mare è meno salata, magari i giorni di pioggia, quando abbiamo per esempio un lisonzo che ci butta tutta l'acqua dolce, abbiamo dei livelli di salinità differenti. Quindi può essere. Noi abbiamo avuto per esempio qua un cane che arrivava dalla Germania qualche anno fa, e aveva fatto il brevetto con noi della Six e il cane era abituato a acqua dolce, lago, e quindi era abituato a berla, ha avuto dei problemi intestinali importanti e quindi è stato male. Ecco, questo poi succede, di solito i cani stanno male, capiscono che quell'acqua non è da bere e non la fanno più. Esatto, abbinano il fatto ma di quindi averlo. Diciamo, per fare un esempio, la prima volta di Sky in acqua che si è gettata, loro attenta, ha capito che non doveva berla oppure l'ha bevuta, l'ha tossita e quindi... Mi pare la prima volta, penso che abbia messo le zampe in acqua, probabilmente hanno usato l'acqua, forse ha toccato anche quella lingua e basta. Ah, ok, è finita. Assaggia. Esatto, e il punto è, prima di portare il cane in acqua, lo faccio bere. Noi sempre, prima di portare il cane in acqua, si fa un bere perché appunto gli crea questa intossicazione che in alcuni casi... gli comporta semplicemente dei problemi intestinali e in altri c'è un rischio di avvelenamento e quindi dopo bisogna andare dal veterinario per una lavanda gastrica, per fare delle iniezioni o magari il cane viene tenuto lì in osservazione con la fisiologica per appunto aiutarlo a smaltire il sale in eccesso, perché alla fine è lo stesso principio. Noi, se noi beviamo l'acqua di mare, anche noi rischiamo un'intossicazione da sodio, perché alla fine è quello, certo, il sodio, certo, che c'è nell'acqua di mare. Quindi mi raccomando, fate bere tanto i cani al mare in modo che non gli venga neanche l'istinto di bere l'acqua di mare nel momento in cui sono dentro che nuotano. Qualora? Subito dal veterinario? E se vediamo che il cane sta tanto male, sì, perché di solito iniziano, sono orario bruttino, vomitare l'acqua di mare e quindi quello. Se vediamo che il cane sta tanto male, disorientato, allora meglio portarlo al veterinario per appunto tenerlo in osservazione e verificare bene. Bene, nel frattempo Comune di Trieste con l'assessore Savino, ma le proposte poi erano anche dei consiglieri,
sta pianificando in città un'area di sgambamento, si chiama, anche se poi il termine sgambamento ogni volta Microsoft Word me lo corregge, me lo dà errore, quindi non so mai se utilizzarlo o meno. No, è vero, ci sono diversi termini cinofili che non, che non esistono non nella grammatica, ma vabbè. Un'area in cui i cani possono correre liberi e tranquilli, a loro dedicata, in ogni giardino della città, ovviamente. Se questi giardini hanno i requisiti per poter avere una zona separata, perché magari non tutti ce l'hanno, perché sono in pendenza, perché hanno già dei giochi e non possono creare un'area ad hoc, però l'intenzione c'è. Un passo avanti mi viene da pensare. Sì, guarda, io proprio pensando stamattina qua ho detto, alla fine il livello di civiltà lo possiamo valutare in base a come i soggetti, diciamo, più deboli della comunità vengono aiutati. Vero. E che siano bambini, che siano anziani, che siano disabili, esatto, che siano anche una componente che non è fragile in quanto magari disagiata, non è disagiata, certo, sì. Però è chiaro che ha bisogno di alcune, diciamo, accortezze, e quindi questo passo che sta facendo in avanti il Comune di Trieste con questa valutazione è importante. Appunto c'era, diciamo, l'avete intervistato anche voi, Gabriele Cinquepalmi, che era il promotore di questa iniziativa. Lui parlava di una, di un, diciamo, in un'area sgambamento in ogni rione almeno, e questo è un passo avanti, farlo in ogni giardino è importante. Tra l'altro ci saranno sicuramente altri giardini che nasceranno col tempo, quindi è importante almeno mettere in conto in fase di progettazione iniziale il fatto di avere un'area cani all'interno di questo giardino. L'area cani ha bisogno di determinate accortezze, abbiamo visto anche l'evoluzione di questo. Fino a qualche anno fa c'erano le aree cani con le staccionate a separare l'area cani dal resto del giardino. Cani ormai, perché? Perché la tipologia di cane è cambiata all'interno della famiglia. Prima c'erano i cagnolini più piccoli, adesso il cane più grande che facilmente supera una staccionata di 60 cm o 80, quindi si arriva fino a 1,80 m di rete. È stata inserita la bussola d'ingresso così da evitare l'immediato scontro, tra virgolette, o ingresso di un cane all'interno di una situazione di equilibrio, o anche se ci fosse solo un cane, almeno i due cani si annusano con una rete in mezzo. Se non dovessero piacersi, almeno i proprietari sanno che c'è questa situazione di rischio. Le fontane messe fuori in modo da non creare anche qui. C'era un capitolo nel bilancio comunale, in quel maxi emendamento, se non sbaglio, da 900.000 euro, un po' inedito negli ultimi giorni di bilancio, che aveva una parte dedicata alle fontane cittadine. È un tema quello delle fontane, non soltanto a livello turistico e di abbellimento, perché è bello vedere una piazza Venezia, una piazza Ponte Rosso, una piazza Unità con la fontana attiva. Però ci sono anche le fontanelle. Le fontanelle, allora, nel senso che se stiamo andando a cani, è bene che ci sia dell'acqua disponibile. Entra anche al di là della parte cinofila, anche la parte componente del mio lavoro. E se vogliamo ridurre il consumo di plastica monouso, adesso tutti bene o male abbiamo le borracce, che siano di alluminio, metallo e tutto. Ecco, esatto. E quindi se io ho la borraccia, però da qualche parte la devo riempire. Certo. E quindi se i comuni si attrezzano in questo senso, è chiaro che ridurrà il consumo di plastica, perché non vado in supermercato a comprare la bottiglia di plastica, ma riempio questa. Quindi c'è un tema, diciamo, ecologico anche in mezzo. Chiaro che bisogna, poi le fontane hanno il rischio del consumo eccessivo dell'acqua. Noi a Trieste non abbiamo grossi problemi, ci sono altre parti d'Italia dove magari le fontanelle non possono essere messe perché non c'è l'acqua corrente. Tra l'altro anche sull'acqua corrente Trieste è un'ottima acqua corrente, la cosiddetta acqua del sindaco, acqua potabile. Ecco, in altre città non è propriamente così. Beh, quindi bisogna stare attenti anche vero, a questo. È vero. Mi è capitato di bere acqua del rubinetto in altri comuni lontani da Friuli Venezia Giulia e non apprezzarne troppo il gusto. Poi magari era potabile, ma non era del tutto. Sì, tra l'altro anche questo, ricordo una cosa, anche per quanto riguarda i cani, non è che se il cane, diciamo, il cane
beve tutto, mangia tutto, no, stiamo attenti anche a questo, come certo. Noi non beviamo magari una determinata acqua, ma facciamo bere anche il cane, uguale se c'è una pozzanghera cerchiamo di non far bere il cane da quella pozzanghera, perché ci possono essere trasmissioni di malattie e come non la berremo noi, quell'acqua non la facciamo bere al nostro cane. Ovvio. Tra l'altro, ricordo a questo punto, parliamo delle fontanelle per gli esseri umani, uguale per i cani. Allora, prima cosa, non fate bere ai cani l'acqua quella stagnante nelle fontanelle. Cercate, ci sono cani che non bevono, diciamo, l'acqua corrente che cade. Mettete una mano a mo' di o due mani a creare una sorta di ciotolina e in modo da aiutare il cane a bere, quindi sostanzialmente lo fate bere dalle vostre mani, quindi no l'acqua quella lì, e non fate bere i cani dalle ciotole che con buona volontà, devo dire, gli esercenti mettono davanti ai negozi, ma c'è un rischio di trasmissione di malattie incredibile in quel caso. Sarebbe come, faccio l'esempio, di lasciare un bicchiere d'acqua per è come se un bar lasciasse un bicchiere unico chiunque passa beve. Non è propriamente igienico. Ecco, e quindi è uguale, vale per i cani. Appunto, sono animali, è vero, ma anche loro rischiano, hanno delle malattie che si possono trasmettere. Una mail, Emanuele, buongiorno, una domanda. Quando i cani da salvataggio o comunque da lavoro vengono messi a riposo per limiti d'età, soffrono la situazione? Scrive Piero, che ringraziamo, una bellissima domanda. Sì, 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 assolutamente, ma in realtà vengono messi a riposo dal servizio attivo. Ma non è che non fanno più quell'attività. Ma soffrono questa situazione? Sì, perché comunque sono cani abituati a quel tipo di lavoro. Io assicuro, quando c'è stato il periodo anche di pandemia, ho visto la differenza anche nei miei cani. Oppure quando io ho avuto, magari ero oberato di lavoro, c'è stato un periodo che avevo smesso l'attività, questa qua. Visto, il Sky ha sofferto, la vedevo cambiata nell'atteggiamento. Perché alla fine sono cani, i cani, al di là della loro natura e selezione, che li abbiamo selezionati per quel tipo di attività lì, e quindi l'entusiasmo ce l'hanno quando per esempio un retriever va in acqua oppure porta una pallina in bocca o un qualcosa in bocca, sono stati selezionati per quello, quindi va bene e si diverte, lo vedi proprio l'atteggiamento del cane che è diverso. Quando tu li metti a riposo, in realtà sostanzialmente ritieni che quel cane sia stanco e non ti dia più il 100% di affidabilità, diciamo il 100% non ce n'è mai, resa, però insomma, sì. Di affidabilità è resa, però comunque continua a fare l'attività. Ecco, cioè non è che nel momento in cui Sky non sarà più operativa, allora non la porto più al mare. Ecco, anzi, questo volevo domandare. Assolutamente, la porto. Cioè l'abbandono dell'attività deve essere graduale? O si ma può anche no, perché anche lì c'è una questione, sai, di noi per esempio abbiamo i brevetti, le forze dell'ordine hanno ogni sei mesi fanno i test di valutazione dei cani, e quindi nel momento in cui un cane, anche i cani da ricerca fanno i test annuali, se il cane non supera il test lo riprovi finché poi dopo non ti rendi conto che il cane a quel punto non ha più, dicevo, la resa, l'affidabilità adeguata per quel tipo di attività, ma continuerai a portarlo, per esempio i cani da ricerca, non è che smetterà di portarlo in giro, in bosco, a fare le passeggiate o a cercare, perché alla fine è un divertimento, sarebbe come a noi, ci piace fare qualcosa e poi dire basta, da domani non lo fai più, non è proprio così facile. Ora il cane, è chiaro che avrà anche lui, o lei, il cane, si stancherà prima, no? Quindi è chiaro che se adesso con Skype posso nuotare tranquillamente un'ora, magari inizierò a nuotare di meno perché vedrò il cane stanco, però comunque la porterò a fare questa attività. Ecco, difficile che ci sia una chiusura definitiva. È chiaro che non ci sarà l'intensità dell'attività lavorativa, ma comunque si continua a fare, a esprimere al cane le proprie attitudini. Ecco. Allora, c'è una mail che leggo. Ai presenti dello studio, una buona giornata e una lunga carezza alla nostra bellissima e penso amata da tutti Sky, che oggi purtroppo è assente. Non voglio portare via il tempo alla seguitissima rubrica del dottor Esposito, ma sentendo la rassegna stampa del piccolo dal dottor Gulotto, non ho sentito nemmeno un rigo sul bombardamento subito dalla nostra Trieste nel 1944, il 10 giugno, certo, dove le bombe delle fortezze volanti hanno procurato oltre 500 morti. Mi scuso, ma secondo il mio povero pensiero è una data da non dimenticare, scrive Gianni.
Effettivamente io oggi dal piccolo non l'ho letto questo ricordo, seppur poi assieme a Maurizio Radacic nel corso proprio dei venerdì, si parla però di qualche mese fa, parlammo del 10 giugno del 44 e dei bombardamenti che subì Trieste, ne abbiamo parlato perché? Perché assieme a Maurizio Radacic, che è curatore della Klein Berlin, abbiamo parlato dei bombardamenti a Trieste e di quelli che sono stati i rifugi dove i triestini e i tedeschi si sono accampati per evitare i bombardamenti che Trieste subì proprio in quegli anni. Non ho letto, forse mi è sfuggito e chiedo scusa se la colpa, pare, sì, pare anche a me, non se la colpa è mia, ma ho letto il piccolo prima di cominciare la rassegna stampa, almeno l'ho sfogliato velocemente prima delle 7. Non mi è parso di aver trovato un articolo o un rimando a questo. Adesso lo sto scorrendo nuovamente. No, sembra anche a me, sia già arrivato alle pagine sportive. Non credo che ci sia, però insomma ringrazio Gianni per avercelo ricordato, è una pagina della storia della città e forse quando cadranno gli anni tondi a titolo di anniversario, quindi il problema è 2024 magari, no? 44-24, forse ci sarà un qualcosa di più approfondito, esatto, per questo, chiamiamolo anniversario, seppur poi non sia proprio... felice, visto che si parla di bombardamento della città e di persone che a causa delle bombe hanno perso la vita. Esatto. Però fa parte della storia e la storia, come abbiamo detto più volte, non va dimenticata, seppur non ci si bisogna ancorare a vita perché blocca poi le prospettive future. La storia deve essere alla fine un punto di partenza da cui... O degli orientamento anche, per fare delle scelte, ma insomma questi sono concetti generali. Sì. E allora, prima di aprire altri argomenti, a questo punto, visto che ce ne sono diversi, andiamo in pubblicità, una breve pausa per rifiatare, per finire il caffè e ci rivediamo tra poco. Bene, torniamo in diretta 8 e 2 minuti di venerdì 10 giugno, vi ricordo dalle 9 alle 10 oggi in compagnia di Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone è ricandidata al ruolo di sindaco a Monfalcone, le elezioni sono domenica e con Anna Maria Cisint oggi chiudiamo il percorso di conoscenza di tutti i candidati fra Gorizia e Monfalcone. Edwino Risina. Con Emanuele Esposito invece abbiamo parlato del regolamento dei cani per l'estate per accedere al mare. Quindi fate attenzione a portarvi dietro sempre la museruola, seppur magari in uno zaino, in una borsa e non utilizzarla, però se richiesta bisogna averla. I vari accessori per le raccolte delle edizioni canine, ma questo vale anche per quando si va in città o nei parchi. E gli orari e i luoghi dove accedere con il cane al mare, nella Riviera Barcolana ci sono dei punti specifici e degli orari anche ad hoc in determinate zone. E il guinzaglio, quello da 1,5 metri, da tenere sempre con il quale tenere sempre il cane vicino, non serve quando si va in acqua, c'è scritto anche oggi sul piccolo, ce l'ha detto prima Esposito, e attenzione ovviamente a non infastidire gli altri bagnanti, soprattutto quando il cane esce dall'acqua che si scrolla e magari può fare tipo l'effetto autolavaggio, che passi vicino allo spazzolone, e oltre a lavarti la macchina ti lavi anche i vestiti. Sì. Ma queste sono regole anche abbastanza intuitive se vogliamo, seppur poi la trasgressione di tali regolamenti comporta una sanzione amministrativa che è sempre meglio evitare. Poi io sono proprio infastidito dalle multe, cerco in tutti i modi di evitarle, soprattutto quelle di viabilità che mi rendono veramente una persona sgradevole. Quindi... Sì, mi arrabbio, nel senso evito il divieto di sosta, lo odio, non lo sopporto, piuttosto giro per trovare un posto anziché lasciare in doppia fila. Ma al di là di quello, ci sono altri argomenti, fra cui uno che riguarda, anzi c'è intanto una mail, e poi parleremo di un sondaggio se non sbaglio, il cane è il miglior amico, è un altro link che ci siamo condivisi in questi giorni. Una mail dice, buongiorno, in anonimo, ok, non diremo chi è, certo. Sento spesso parlare di aggressioni di cani lasciati liberi, alle persone, volevo sapere come bisogna comportarsi nel caso, bisogna avere qualcosa con sé per evitare l'aggressione? Allora, cioè, come comportarsi e se è necessario avere qualcosa per limitare questi... È difficile, allora, difficile, se un cane davvero ci vuole aggredire, difficile che riusciamo a... Cioè, diciamo,
È raro trovare cani che aggrediscono l'essere umano, salvo che non siano cani da difesa, magari che sono stati incaricati dai proprietari di difendere la casa, magari il giardino, cioè quello che è lo spazio in cui vivono. Difficile che si venga aggrediti, magari uno corre, cammina, può essere in bosco, ho visto qualche cane che magari insegue chi corre o chi va in bici perché gli stimola la predazione e quindi può scatenare questo. È chiaro che è un problema e i cani andrebbero, l'abbiamo detto penso migliaia di volte ormai in questi 2 anni, quando lasciate libero il cane dovete essere in grado, dovete avere il comando del richiamo anche lì. Sicuri al 100% mai, ma almeno al 99%, cioè deve essere un richiamo forte, perché se no non sappiamo mai cosa ci può capitare, cosa può arrivare, cosa può attirare l'attenzione del nostro cane. Appunto, può essere una persona che corre, un bambino che ha il panino, un altro cane che ci viene incontro, perché anche quello, ricordiamoci, magari il nostro cane è buono, ma se dall'altra parte io ho anche un cane a guinzaglio, ma cattivo, ok, abbiamo già detto che non esistono cani buoni e cattivi, ma se il mio cane va verso un altro cane a guinzaglio, ma il mio libero e quell'altro a guinzaglio perché appunto il proprietario è consapevole che il suo cane può essere un pericolo, ma è il nostro cane che è andato a disturbare. Quindi mi raccomando anche questo, non mettiamo in conto solo il nostro cane, no? Sarebbe come, anche lì sono sempre contro la diciamo antropomorfizzazione, ma sarebbe come dire, oh, mio figlio è bravo, sta sempre vicino a me, allora non gli do la mano per strada. No, a 4 anni non si sa mai che gli viene, gli vede qualcosa e mi attraversa la strada, certo, all'improvviso, certo. Ed è un pericolo per lui e per gli altri. È uguale il cane, possiamo avere il cane perfetto, ma dobbiamo essere sempre consapevoli di quello che, anche girato l'angolo, abbiamo un altro cane. Lo dico sempre, quando siete in città dovete girare gli angoli, entrare nei negozi, entrare da qualche parte, prima noi, poi il cane. Perché dobbiamo essere sempre noi a verificare cosa c'è dall'altra parte. Se no, giriamo l'angolo e magari appunto c'è un altro cane, si scontrano, poi viene fuori la rissa. Bambino col panino, col gelato, il cane gli dà una leccata. Cioè, sì. Può essere di tutto, no? Quindi mi raccomando a questo. Dunque, facevamo riferimento prima a un articolo della Stampa. Eurispes, il cane è il miglior amico degli italiani, il 44,7% ne possiede uno. Quindi praticamente sì. Quasi un abitante su 2 in Italia ha un cane. Esatto, quasi, sì, stando alle statistiche, la statistica è questa, e per quello si parla spesso appunto del, abbiamo parlato prima, del grado di civiltà di una società, lo inizia a registrare anche quando offre dei servizi anche a questi componenti, cioè a tutte le componenti della comunità per l'appunto. Quindi avere questo numero di cani, abbiamo visto che in Italia ci sono circa 7 milioni di cani, 7 milioni di gatti, quindi è una percentuale importante di persone che gravitano intorno, abbiamo sempre detto c'è un indotto, c'è una quantità di appunto persone coinvolte, ripeto, basta pensare a una famiglia, di solito magari se metti una famiglia da 3 e quindi un cane magari o un gatto sono 3 persone. Che ne curano magari i bisogni e le necessità. Quindi va sempre considerato questo. Abbiamo detto tante volte, prima o poi si arriverà, qual comune di Trieste ha fatto questo passo verso le aree cani. Tra l'altro le aree cani, tante volte uno dice, tolgono spazio nei giardini per dare i cani. Però la presenza di un'area cani diciamo riduce l'incidenza dei disagi, appunto come deiezioni, come urina, magari sui muri, negli angoli e tutto, perché è chiaro, se c'è un'area cani, molto probabilmente il proprietario è più propenso a portare il cane all'interno di quest'area, dove tra l'altro lo può lasciare magari libero, perché appunto nelle aree cani i cani possono essere lasciati liberi senza guinzaglio. Anche qua stiamo attenti agli altri cani che ci sono dentro, se vediamo che il nostro cane ha disagio, tra l'altro anche qua. Ricordiamoci una cosa, quando vediamo correre cani insieme, l'equilibrio si ha quando per esempio 2 cani si rincorrono e si scambiano i ruoli di lepre e inseguitore. Nel momento in cui noi abbiamo un cane lepre sempre, un cane sempre inseguitore, potrebbe essere che quel cane che segue è iniziato ad avere un disagio o l'altro forse non vuole essere inseguito e quindi corre. Cerchiamo di capire i nostri cani
e di valutare se effettivamente quello che noi vediamo è un gioco oppure è un comportamento che ci sta comunicando qualcosa. Anche tante volte io vedo le persone che vengono, tra virgolette, abbracciate dai cani. Non è un abbraccio, però molte volte il cane ci sta cercando di spingere via da una situazione. Certo. Quindi dobbiamo stare, leggere i nostri cani. Cioè non per forza arroccarsi nell'idea sono io che lo tiro, poco ragione no, io. No, esatto. Cioè, tante volte vedi i propri cani che cercano di spingere via il proprietario saltandogli addosso, mettendogli le zampe addosso, ma è un modo per dire andiamo via, sono a disagio. Ecco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Allora, io volevo chiedere una cosa. La mia cuccioletta, e io ho adottato una cucciola, la quale è terribile, e questo mi va benissimo, però avevo già telefonato per le tartarughe e ho le tartarughe in giardino. Le tartarughe chiaramente sporcano e lei mangia la cacca delle tartarughe come mucca. Cosa posso fare? Allora, desensibilizzarla a quella cosa lì. In realtà questo vale per qualsiasi cosa. È un... quando il cane è attratto da qualcosa dobbiamo riuscire a far capire al cane che c'è di meglio fino a estinguere quel comportamento lì, come col cibo di solito si fa, si va vicino all'oggetto che noi vogliamo che il cane non prenda più e ci mettiamo lì, cane al guinzaglio in modo da controllarlo e non farlo andare a prendere la cosa. Quando ci guarda premiamo il cane. Ok, quindi io sono là davanti a, diciamo in questo caso, alla deiezione della tartaruga col cane al guinzaglio, sono lì con una manciata di cibo in mano e ogni volta che il cane mi guarda e noi capiamo che ha guardato quella cosa lì, guarda noi come per cercare un'approvazione, allora la premio il cane. Questo alla lunga, portando magari i tempi, allungandoli sempre di più, vedrà che pian piano si estingue quel comportamento di andare a prendere. Probabilmente ogni tanto lo farà comunque, perché poi dopo i cani tentano e quando sono fuori diciamo dal controllo dell'essere umano vanno a fare qualcosa che magari non dovrebbero fare. Però pian piano si estinguerà questo comportamento. Bene. Altra cosa che vi chiedo, in via Nathan c'è il giardinetto bellissimo fatto per gli animali, però ci sono, allora è caduto un ramo di un albero e nessuno l'ha preso su, nessuno l'ha tolto. Io mi rivolgo a voi, perché questo è un problema di mio figlio che abita lì e se c'è la possibilità di far potare questi alberi e anche la loro, che è molto molto rigoglioso. Mi può dire di nuovo dove, scusi? Via Nathan. Ok. È bellissimo perché hanno fatto il giardino per il cane. Proprio. Ok. E c'è l'erba e quindi sarebbe da pulire un po' di più l'erba e accorciarla e potare questi alberi. Okay. È caduto comunque un ramo che è rimasto lì. Va bene, lo facciamo presente, insomma. Sì, diciamo che il Comune di Trieste è a un appalto che si occupa di questo, ovviamente a rotazione, c'è una ditta che passa nei giardini, fa lo sfalcio, si occupa della manutenzione degli alberi e così via, quindi se è caduto quest'albero sarebbe da rivedere. Grazie, saluto. Grazie, buongiorno. 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 È chiaro che più giardini hai, più verde hai da curare, Trieste ne ha tanto e quindi bisogna anche lì implementare un servizio, ma sappiamo che ha un costo, è difficile, salvo che e anche questo, ho visto una proposta per esempio di, se non sbaglio, di Cinque Palmi che avete intervistato e parlava del discorso aria e cani e di contattare le associazioni
per diciamo un aiuto nella gestione di queste. Io conosco realtà in altre città in cui le aree cani vengono affidate delle associazioni cinofile che si occupano della manutenzione ordinaria, della gestione dell'area cani. In privato di solito? O cioè associazioni? Associazioni di senza scopo di lucro, okay, anche a centri cinofili. Il punto è che ci sono delle persone che si occupano della manutenzione, controllano che vada tutto bene e magari hanno degli orari riservati per fare le loro attività, no? Quindi è un dare e avere, quindi uno scambio che si ha tra pubblico e privato, che poi in questo caso è un privato comunque al servizio della comunità. Questo sgrava tanto. Io so che in passato c'era in comune che valutava l'affidamento dei giardini ad associazioni, come sì, si fa tante volte. Si parla di, per esempio, della manutenzione ordinaria, darle a tutte le associazioni d'arma o altri, in modo da avere un mantenere sempre il decoro, no, dell'area, e comunque un controllo e una supervisione di quello che succede. Sai, poi ecco, l'altro tema delle aree cani è, se tu hai un'area cani in un giardino, è un deterrente per, anche perché uno, e lì so, se non sbaglio era nell'articolo, era l'assessore Lo Bianco che parlava degli orari. Sì. E anche lì è chiaro che le aree cani vengono vissute di solito presto al mattino e tardi la sera. E questo va a creare un po' di disagio, perché se magari i cani giocano e abbaiano, crea il disagio a chi vive l'intorno. Andare a limitare però gli orari è un problema, perché a quel punto ti ritroveresti a non avere l'area cani frequentata e le persone portano i cani fuori, perché se io devo andare a lavoro alle 8, il cane lo porto fuori alle 7. Quello è di cui parlavamo esatto, anche l'altra volta, tante di via volte, Boccaccio. Esatto, no? È difficile che io possa portare il cane alle 8 quando tutti dicono vabbè, ormai siamo tutti fuori casa. Sì, ma sì, anche io dovrei andare al lavoro. E quindi va creato, cioè va trovato l'equilibrio in questo caso. Il punto di avere i cani nelle aree cani, magari persone che li portano, anche magari turnisti e chi lavora di notte, magari li porta il cane di notte, questo aiuta, è un deterrente per evitare cattive frequentazioni di quel giardino. Anche perché il cane, comunque nell'immaginario, poi è sempre quello che fiuta tutto, quindi sullo spaccio sono tutti terrorizzati. Cioè, è vero, questo mi sono. Cioè, quando arrivano i cani, comunque creano. Tutti che scappano. Scappano, però magari si ricompongono. Esatto, mettiamola così. L'immaginario è che il cane sia quello antidroga e quindi che fiuti tutto, anche se in realtà. I cani antidroga vengono specializzati, neanche tutti i cani percepiscono. Cioè, se un cane, per esempio, per di solito si fa per droga, tabacco, soldi, quindi quello, ci sono i cani che fiutano il denaro. Quindi quello, tu sensibilizzi un cane, lo addestri a riconoscere quell'odore e o abbaiare, o ultimamente invece di abbaiare, diciamo il trend è quello di far sedere il cane davanti all'oggetto, alla valigia, alla borsa, per un motivo in realtà, e per non creare l'allarme e non avvisare magari il malvivente di turno, sì, sì, di essere stato scoperto, quindi identificato. Sì, il motivo per cui viene fatto sedere il cane è quello. Allora, altre mail. Buongiorno, nei prossimi giorni dovrò occuparmi di un bulldog francese, giovane e buonissimo, ma non so se è meglio ospitarlo a casa mia, dove c'è la mia cagnetta Westy di 13 anni, tremendina, o andare io a casa sua, quindi del bulldog francese, con il mio cane. Cos'è meglio? In entrambi i casi si fa scontento un cane, probabilmente, no? Allora, è da capire, scontento, non lo so, diciamo che bisogna valutare i cani, è davvero difficile dirlo, perché non so, il bulldog quanti anni ha? No, ho detto cucciolo. Il bulldog scritto giovane e buonissimo, non so cosa bisogna capire giovane. Quanto giovane, quanto attivo sia rispetto alla cagnetta, la cagnetta quanto supporti, così magari si conoscono già e quindi questo aiuta, sicuramente la gestione.
Bisogna capire, io se vado in una casa so che devo togliere tutti gli oggetti perché appunto essendo Golden Retriever i miei cani amano prendere le cose e portarle in giro, quindi tolgo qualsiasi suppellettile, c'è anche questo va valutato, cosa porto a casa o meno un altro cane. Se non è così facile, bisogna sempre valutare l'ambiente sia per dove noi portiamo il nostro cane eventualmente o il cane che vogliamo portare in casa è abituato a quell'ambiente e che tipo anche dove metterla, si è abituato a dormire sulla cuccia, dove la metto la cuccia, dove metto il tappetino, dove metto il materassino, cioè non è proprio così facile. Infatti il lavoro del dog sitter o comunque del chi ospita i cani sta un attimo cambiando e si va più sulle pensioni perché hanno magari degli stalli riservati, per quanto siano delle cucce grandi, delle gabbiette, in realtà sono delle casette, case grandi, però è meglio perché sono zone neutre rispetto a un'altra abitazione dove ci potrebbero essere molti, molti, molti più problemi. Anche là, per esempio, sono cani che mordicchiano i mobili o sedie, tavoli e altro, magari a casa io sapendolo mi prendo, ok, sai cosa, mi prendo le sedie, il tavolo con le gambe di metallo, così il cane non mi rosicchia, magari va a casa di qualcun altro e gli risocchia Certo, il legno, certo. quindi bisogna valutare, non è così facile, bisogna valutare cane per cane e capire se questo cane è anche abituato ad andare in altre case. Lo stesso in albergo, quando vai in albergo devi... Prima roba che fai, entri nella stanza e valuti la situazione, conosci il tuo cane, sai che il tuo cane magari preferisce, cioè prende qualsiasi cosa trova in giro. Io so che non posso lasciare fazzoletti in giro perché se li mangia, proprio apre il pacchetto e mangia i fazzoletti perché hanno la cellulosa e amano i fazzoletti di carta. Ok, quindi bisogna stare attenti alle peculiarità del proprio cane nel momento Esatto. in cui si va nel luogo di destinazione, se la casa di qualcun altro dove ci sono gli odori del cane di appartenenza, eccetera, Sì. Pronto? valutare tutto. Sentiamo una telefonata, buongiorno. 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 Buongiorno, Guglielmo, buongiorno Esposito, Giovanni. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo una domanda e una richiesta volevo fare a Prego. Esposito. Sì. Allora, cane si stanca molto più annusando che camminando? Questa è la domanda. La richiesta è questa qua, se è possibile, per Dio. Io ho sentito tanto parlare che bisogna saper leggere i cani. I cani, lo so, hanno la coda bella dritta su, vuol dire una cosa. Se tirano indietro le orecchie, vuol dire un'altra. Se con la lingua muovono, vuol dire un'altra. Non potrebbe lei, non so, in qualche maniera, con qualche schema, farci, non so, una specie di lezione sulla lettura del cane. Così è una richiesta che mi è venuta in Sì, mente, tutto perché questo. no? Beh, insomma, se Cioè, poi... prima ho Ok. detto che ci sono, che il cane bisogna saperlo leggere per interpretare se è positivo o è negativo, no? Se è possibile, se può fare lei questa Certo. cosa qua, ecco. La ringrazio e buona giornata a tutti e due. Grazie, grazie. Allora, Grazie. non so se possiamo farlo già oggi Vedo o se ci di, no, organizziamo per ma una vedo di prossima volta. recuperare, o penso di avere ancora tutte le slide del corso e appunto ci sono questi segnali che lui si chiamano segnali calmanti o segnali di stress. Sono codificati per lo più, poi dopo è chiaro che ce ne possono essere variati, ogni cane può farlo in maniera più accentuata o meno accentuata. Cane anche lì, perché sai, tante volte c'è il cane senza coda e il cane con la coda, e non perché viene tagliata, ci sono cani che nascono senza coda, oppure, cioè, per esempio, immagino il Carlino che ha la coda arricciata e tante volte in realtà quando scodinzola vedi il cane che muove tutta la parte posteriore del sedere, non solo la coda, perché appunto ha la coda arricciata. I pastori australiani che possono nascere con la coda intera, con due, tre, una vertebra, quindi non avere proprio la coda, ma è una cosa genetica, non viene tagliata. Può essere tagliato anche l'orecchio, adesso non lo si fa più, per fortuna, prima venivano tagliati per motivi estetici e adesso non lo si fa più, però ci possono essere dei problemi. Tante volte i cani che subiscono degli interventi e quindi diciamo viene modificata la loro anatomia, poi si trovano in difficoltà a comunicare con gli altri cani. Questo è chiaro, è come se a noi ci togliessero, soprattutto noi italiani, ci La togliessero gestualità. la gestualità, inizia ad essere un problema. L'ho detto l'altra volta, l'80%, se non più,
del nostro linguaggio, i cani lo percepiscono paraverbale, non verbale. Quindi è un tema anche quello. Racconto un aneddoto sì. che non c'entra niente, giusto perché il venerdì siamo un poco più frivoli in questo. Sì. Un mio amico aveva girato col telefonino un video durante il matrimonio, il mio matrimonio dell'anno scorso, e quando c'erano due miei amici, miei invitati, uno della provincia di Bari e un altro invece triestino, un amico triestino, e un terzo amico che ho avuto tanto piacere di avere con me, dalla Germania, e tu vedevi come il barese, diciamo in verità certo. non è di Bari ma di Monopoli, e il triestino per parlare, non ho tutte e tre che parlavano, non certo. so di cosa, gesticolavano, e il tedesco era certo. immobile, fermo con le mani, cioè no, proprio lo vedi il video, certo. no, bla 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 bla, e il tedesco invece parlava, fermo così, e mi ha fatto sorridere, insomma, è una scemenza però giusto per... No, no, ma è vero, poi tra l'altro... Soprattutto per chi fa delle attività come noi del selvataggio, ma in generale chi fa attività col cane, anche modula il modo di comunicare e anche impartire eventualmente i comandi al cane. Perché tante volte io, se mi trovo in mezzo a 100 persone e ho il cane lontano, magari non mi sente e quindi devo insegnargli i comandi gestuali. Oppure sono in una situazione in cui non posso parlare e il cane mi deve obbedire e quindi devi dargli un input, un certo. input in un altro modo. Può essere che ci esercitiamo anche, magari sei in mezzo a tante persone, il cane è fermo da una parte, tu gli parli e riconosce la tua voce e ti ascolta, quindi mm-hmm. cioè, è chiaro, va anche in questo caso, il cane va addestrato in base a quelle che sono le nostre necessità chiaro, e chiaro. Tutti quelli che possono essere le situazioni che ci troviamo ad affrontare quotidianamente o nel corso della nostra magari attività. La prossima volta facciamo un vademecum di come leggere i cani sì, vedo di recuperare la cioè, coda alta, coda bassa, pelo sì, cioè, il cane che si acquatta esatto, cane che si agita, per lo più sono insomma. I cani che si mettono giù in attesa che arrivi l'altro cane, che in realtà è una fase di predazione perché di lettura quindi di quello che sta arrivando, no? Sono cani un po' più diciamo riflessivi, tante volte uno dice vedo persone per strada che sono là che aspettano due minuti che uno passi col cane perché il loro cane si è messo giù e non si vuole muovere, no? E poi magari arriva appunto e giocano perché percepisce e giocano. Quindi bisogna saper, ma questo in generale, dobbiamo saper leggere e prevenire. Faremo il nostro cane, esatto. Non... Mentre la prima domanda era, è vero che il cane si stanca di più con lo spacco che camminando? Allora, in basta giro. Pensare a una cosa, il cervello del cane è strutturato, diciamo per lo più, perché poi dopo ci sono i cani brachicefali che hanno il muso schiacciato, che comunque hanno un olfatto sviluppato, ma... in maniera hanno delle problematiche anatomiche. Il muso di un pastore tedesco ha decisamente più recettori olfattivi rispetto a un carlino perché il muso è lungo e ha più pieghe perché hanno tipo una membrana fatta tutta a pieghette che analizza gli odori, li separa diciamo e arriva poi l'input al cervello che quando il cane lavora di naso è focalizzato solo a quello. Anche questo, poi lo dico sempre, i cani urbani non sono abituati per esempio al buio e utilizzano più la vista rispetto a cani che sono abituati a stare in bosco magari durante le sere, le notti e si muovono liberamente perché utilizzano tutti i sensi, dall'udito all'olfatto oltre che alla vista. I cani urbani magari anche sull'udito hanno dei problemi perché sono abituati al traffico certo. e quindi percepiscono meno. Ci sono delle, anche loro alla fine si abituano e sviluppano i sensi in base a quelle che sono le necessità che hanno. Ecco. Okay. Sentiamo una telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Voglio fare una domanda al suo ospite. Sì. Volevo sapere, dato che lui è un esperto, volevo sapere quanti cani può tenere uno in un appartamento. Ok, va bene. Perché qua da me è venuto uno prima con 3 cani, poi ne ha preso un altro, adesso è arrivato a 6 cani. Può tenere 6 cani in un appartamento? Mm. Allora, può tenere 6 cani in un appartamento? Sì, in realtà sì, non c'è un limite di quanti cani si possono possedere, il problema è se
Sono due questioni. Uno, legge dice che tu devi portare i cani fuori, devi tenerli in una situazione di, diciamo, igienico-sanitaria adeguata. L'altra, c'è una questione più magari morale nei confronti dei cani, perché sempre i cani hanno bisogno di attenzioni, e più cani hai, ovviamente più devi mantenere le attenzioni su tutti, e quindi è chiaro, devi avere un tempo infinito per avere sei cani. È impegnativo, poi non so, immagino che siano cani un po' più piccolini, non saranno cani grandi, quindi saranno medio piccoli, e forse quindi a livello di spazio è anche più facile gestirli. Non c'è un limite, è chiaro che deve, il limite in realtà ce lo dobbiamo imporre noi. Parlavo prima del buon senso, anche quello, facciamo, dobbiamo tenere presente di questo, delle attenzioni, delle necessità che ha ogni cane, e se lo devo moltiplicare per 5-6 è chiaro che è un problema, questo, proprio a livello di tempo, certo, il tempo, certo. 24 ore, c'è una giornata e... Devi considerare, esatto, tutto. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo tra poco, ci sono ancora due mail che leggeremo subito a rientro tra poco. Ritorniamo in diretta, 8 e 34 minuti con Emanuele Esposito, ci sono delle mail, telefono, come dicevo, andiamo a vedere, dunque, una cortesia, ma è vero quello che ho sentito, che passato il lockdown ci sono persone che intendono restituire i cani ai canili? Spero sia una bufala. E poi cosa pensate del vaccino TBE? Grazie, buona giornata. Il vaccino TBE è quello delle zecche in pratica. Avevo io un articolo, un attimo che lo recupero, però devo fare dal mio telefono. Ecco. Sì, avevamo preso, però, sì, me lo ricordo. Pandemia, oltre 100.000 cani adottati e poi restituiti. Sono 117.000, se non sbaglio, cani adottati durante la pandemia e poi riportati in canile. Purtroppo, visto che lo scrivono la Repubblica, TGCom24, e spero di potermi fidare di queste due testate, credo che non sia una bufala. Purtroppo sì, è un tema questo, sul discorso, adesso arriviamo tra l'altro verso l'estate, il tema dell'abbandono, e allora facciamo una cosa, non so se c'è ancora una telefonata, no? No, no. No, allora, chiudo un attimo il discorso dell'olfatto, sì, del va cane, bene, perché bene, sono andato a ricercarmi i numeri. Benissimo. Allora, perché il cane si stanca di più con l'olfatto? Allora, prima cosa, lo dico sempre, se il cane lo dovete vedere come un atleta, quindi più lo fate correre, più lo fate camminare, più la sua muscolatura si sviluppa. Lo allenate. E lo allenate, quindi dovrete fare sempre più chilometri. Quindi vi allenate anche voi. Esatto, vi allenate anche voi. Quindi bisogna, c'è un bene, non lo si stanca. C'è un bene dietro, esatto, tutto questo. Assolutamente sì. Poi, sai, sul fatto della, è chiaro che ci saranno cani che si stancano di più e cani che si stancano di meno, anche in base a quello che è la loro anatomia. Certo, i cani, sì, brachicefali ovviamente si stancano di più perché gli arriva meno ossigeno e quindi è un problema. Quello che volevo dire, per esempio, sull'olfatto del cane, mi sono andato a ricercare perché mi ricordavo i numeri, era il cane ha circa, appunto anche qua dipende dallo sviluppo, dal naso quanto è lungo, intorno ai 200, tra i 200, 250, 300 milioni di recettori olfattivi. Noi, esseri umani, ne abbiamo solo 5 milioni. Ah. Quindi siamo 40 volte meno rispetto a un cane. Questo fa capire quando il cane annusa, il suo cervello è focalizzato totalmente lì e quindi si stanca. Mm-hmm. Ok. Le volevo fare l'altro paragone, sempre su un senso che abbiamo, è il gusto. Il gusto. Il cane ha solo 1500 papille gustative, noi ne abbiamo circa 10.000. Motivo per cui al cane, quando gli si va al bar gourmet, non gliene frega niente, no, perché lui basta che abbia cibo, mangia o tutto, e anzi, più puzza, più odore, meglio è, mentre a noi è il contrario. Sì, ecco, sì, certo, certo. Quindi, abbiamo, ecco, questo è per far capire poi dove andiamo a... Sì, no, ma quando andiamo a snaturare un animale ci dimentichiamo, per esempio, di questi aspetti qua, no? Certo. Allora, sentiamo la telefonata, poi rispondiamo anche alla mail su... non mi ricordo cosa, ma la rileggo. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Pronto? Sì, ci dica, buongiorno. Prego. Sì, buongiorno a lei e al suo ospite. Grazie. Io chiamo non per i cani, ma per un
per una notizia che ho sentito ieri, non l'avevo ben capita, ma l'ho sentita stamattina in una rete locale. Ho sentito di un disgraziato che voleva mettere con le iniezioni di veleno nelle bottiglie minerali. Volevo una vostra opinione. Non vi sembra che se l'hanno preso sarebbe di metterlo in prigione e buttar via per sempre la chiave? Ok, ora proviamo a parlarne. Va bene. Sì, comunque la notizia era anche oggi sul piccolo. Ieri abbiamo fatto un servizio, ma insomma, comunque quanto ha sentito corrisponde a un fatto reale. E quindi ci saranno delle conseguenze penali, penso, o credo, insomma, a questa persona. E poi giudizi su come deve muoversi la giustizia, onestamente io, anche per il ruolo che ricopro, non me la sento di dare, perché è giusto che ci sia, come si dice, non sono parole fatte, un equo processo, ovviamente. Se tutto questo si dovesse rivelare fondato, perché poi ovviamente cosa fa l'avvocato difensore? Dice: il mio assistito nega ogni addebito, e ci sta che ognuno si difenda. Però se dovesse essere acclarato che questa persona aveva o lo ha fatto o ha minacciato di avvelenare dei prodotti per avere un riscatto, per avere un tornaconto economico, va condannato, va processato per quelli che sono i canoni che la giustizia italiana ha deciso. Senza dubbio va messa una severa sentenza. Poi il percorso in questo caso è affidato a chi ha studiato la materia, quindi avvocati, pubblici ministeri, magistrati e compagnia. Ovviamente non possiamo dare tutto per assodato ciò che deve essere ancora confermato dagli organi preposti. Però, se, visto che comunque quando una notizia esce un fondamento deve esserci, se questo è reale, assolutamente male che esistano persone chiaro, che vogliono fosse, fare così, malissimo, se così, esatto, se fosse così acclarato, chiaramente non si può che condannare, cioè, altro non mi sento neanche io di dire, cioè, insomma, questo è, penso sia universalmente riconosciuto. Sì, diciamo, chi vuole uccidere le persone in questo modo, diciamo, nel senso, non si può dire altro, ecco. Va, e non è buonismo, ma è rispetto della legge, va sempre, però, finché non c'è un grado di giudizio che condanni definitivamente la persona oggetto a queste indagini, va sempre considerato che c'è una possibile assunzione di non colpevolezza. Che fra l'altro riguarda il referendum. Esatto, stavo dicendo il referendum. Non ne entriamo in materia perché non l'abbiamo trattata di proposito. Fra i sì e i no, ognuno faccia le proprie scelte. E no, quindi, l'unica cosa che possiamo dire è i quesiti sono complicati, perché questo va detto, perché sono complicati, diciamo. Però se le persone si informano, possono uscirne. Esatto, cioè, è complicato, ma fa parte anche lì del processo democratico che abbiamo. Il referendum è forse dopo le elezioni che ci sono per il Parlamento, per quanto scegliamo noi, non il capo dello Stato, ma il Parlamento, è forse la modifica di una norma è in maniera più democratica, alla fine il referendum, perché come al gettatore, poi punto. I quesiti sono complicati. Poi potremmo però aprire un gran capitolo riguardo ai referendum, anche in passato, quello dell'acqua, quello del nucleare, ma non è questa la sede né il momento, soprattutto a due giorni da un voto. Il nucleare, forse quello dell'aborto. No, cos'era? Dell'aborto era, sì. Sì, aborto è stato il più partecipato. Poi quelli recenti abbiamo visto che in realtà la sfida era tra quorum o no quorum. Sì, alla fine quello è stato ultimamente. Io ricordo che c'era il referendum, quello del famoso 4 dicembre, quello di Renzi, che però lì era molto politico, perché era si molto era messo politico, in mezzo alla fiducia e quindi E poi diciamo la persona lui ha fatto l'errore di personificare un referendum e quindi è diventato un pro contro Renzi. Sì, esatto. Più che andare sullo specifico del quesito, contro la persona. Quando il Presidente del Consiglio ti dice se non vince il sì mi dimetto, è chiaro che la poni in un modo inequivocabile da quel punto di vista. Altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, ci dica. Pronto? Sento molto poco. Buongiorno.
Buongiorno. Adesso sento. Posso parlare con Emanuele? Devo chiederle un consiglio, per cortesia. Sì, prego. Sì, allora. Sì. Allora, io sono Anna Maria e ho una cagnolina Bichon di 8 anni. Sì. Ho un problema, mi assenterò gennaio e febbraio per un viaggio. Io l'anno scorso l'ho portata con me, però adesso sta ancora soffrendo perché aereo, posti diversi e non so cosa fare. Cioè, sto cercando qualcuno che me la tenga, però non è facile portarla nelle famiglie. Non so cosa fare, sono molto, chiedo a tutti, ma lei allora, è molto, con me. Sono 2 mesi che va via. 8 mesi. Ah, adesso e torna... 8 anni, mi scusi, 8 anni. No, a me interessa, lei quanto va via? Io vado via gennaio e febbraio. Due mesi, quindi lei va via. Quindi cerca un posto per il cane di 8 sì. anni... Allora, bene che si sta già muovendo adesso, che è giugno, sì per un motivo, perché nel momento in cui identifica la scelta opportuna c'è tempo per abituare il cane. È certo. Quindi è chiaro che andare in una pensione per cani è difficile, anche perché la pensione potrebbe essere non... propensa a prendere un cane per così tanto tempo, no? Sì. Questo è un tema, quindi sarebbe da trovare forse sia una famiglia o un qualcuno che la tenga. Questo sto cercando, ma è complicato, devo è dire molto sì. complicato. Io... 2 mesi e amici, parenti che possano farlo non ce li ha. Io mi sto muovendo perché poi loro soffrono anche l'abbandono. Sì, per quello diciamo che se uno inizia ad avere una persona che sì. frequenta il cane, instaura un rapporto con questo cane già da adesso, fino a gennaio, secondo me il cane poi dopo soffrirà di meno diciamo, l'abbandono, che non è un abbandono in questo caso, no? È un affido temporaneo per anche diciamo consapevole del fatto che viaggiare in determinati modi al cane può creare dei problemi, quindi ci può stare. Niente, provi a sentire, secondo me, più di qualche istruttore, se conosce magari dei amici o cinofili competenti, magari che si trovano anche, perché può capitare cosa, che una persona che ha già avuto cani ha un momento in cui non ha il cane, perché magari gli è morto, e allora magari si fa carico di questo e potrebbe essere una soluzione, no? Trovare qualcuno... che si occupi del cane in maniera temporanea così. Quindi io fossi lei chiamerei un po' di istruttori cinofili, se almeno spargono la voce, se riescono a trovare una soluzione, un po' di passaparola, esatto, cinofili. Da adesso magari facciamo anche noi un'opera di setaccio, che sembra quasi andare a cercare l'oro nei fiumi, per vedere se c'è qualcuno che può rispondere a questo appello. Sì, anche perché poi lo dico sempre, adesso no, la signora mi sembra una persona coscienziosa e quindi mi fa piacere, sì, ma comunque ci sono delle responsabilità. Stai prendendo in cane molto un cane spesso di altre persone. È quello che frena. Esatto, no, ci sono delle responsabilità sia nei confronti del cane sia nostre. Se io mi prendo un cane, che non so se magari questo cane fa un danno, l'assicurazione. Cioè, ci sono delle questioni da affrontare. Quindi, però, se c'è un istruttore, di solito poi gli istruttori o i dog sitter hanno anche delle assicurazioni loro professionali, diciamo, chiamiamole così, e quindi da quel punto di vista sono anche più tutelati e tutelano la persona che affida. Provi anche, se no, sa anche a sentire eventualmente le pensioni, qualche pensione, vede magari. Chiaramente bisogna iniziare a portare il cane adesso in modo che si abitui all'ambiente, a chi è il gestore della pensione. Ho già pensato, io mi do da fare. Mi hanno detto che c'è una pensione fuori Trieste, qua vicino, e che adesso non ho il nome perché non me lo sono scritta, ma che dicono che i cani stanno bene, che sono ben trattati. Signore, ce n'è una vicino Palmanova. Sì, mi sembra di sì. Che non so come si chiamano, non ricordo bene. Adesso non me lo ricordo neanche io come si chiama, però se è quella lì, sì, vengono trattati bene i cani, assolutamente. Bene, il punto è
I 2 mesi secondo me, no, è il problema. Due mesi. No? Ecco, quello magari bisogna parlare bene con la pensione e valutare insieme. Come no, come no. Certo, io sono già mesi, guarda, da quando sono tornata da questo viaggio e che mi do da fare per provare, ma non è facile. E allora adesso ho telefonato a voi appunto per un consiglio. Ripeto, proviamo anche noi magari a verificare in questa settimana e poi venerdì prossimo se abbiamo qualche novità, glielo diciamo, comunichiamo. Non so se lei sarà in ascolto o no, ma magari lo proviamo a dire. Insomma. Va bene. Signora, grazie, bocca al lupo. Buongiorno. Allora, andiamo a vedere il servizio proprio di quel fatto di cronaca di cui ha parlato prima la telespettatrice, anche perché dobbiamo aggiustare un piccolo problema di audio, quindi ci dobbiamo fermare per consentire di sistemare il microfono. Un triestino di 47 anni è stato portato al coroneo in seguito ad un'indagine promossa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma. L'uomo minacciava di avvelenare acque minerali e prodotti alimentari nei supermercati attraverso iniezioni di cianuro, solfato di taglio e topicida, se non avesse ottenuto un riscatto in criptovaluta. Per rendere ancor più persuasiva la propria minaccia, attraverso provider esteri, l'uomo pubblicava email con filmati dimostrativi. L'estorsione era stata messa in atto dall'agosto del 2021 al maggio di quest'anno. La minaccia prevedeva anche la divulgazione, attraverso gli organi di informazione, dell'avvenuto avvelenamento dei prodotti, creando un danno d'immagine ed economico per le aziende, innescando un potenziale rilevantissimo allarme sociale, ma soprattutto determinando un gravissimo pericolo per la salute dei consumatori. Torniamo in diretta a 9, sono già avanti, 10 no? minuti. Lo dico sempre che sono avanti. 8:49 minuti, sì. Venerdì 10, e abbiamo delle mail, intanto rispondiamo a quelle di prima. Sì, quella sul... è vero che ci sono stati restituzioni abbandoni, di cani? Sì. Sì, purtroppo è vero. Altra telefonata. Allora, sì, no, volevo dire, adesso si avvicina il periodo estivo, purtroppo si verificano ancora abbandoni. Quello che voglio dire io, in realtà dovremmo fare delle campagne importanti a livello di abbandono, ma anche crude, perché quello che va fatto capire alle persone: se tu mi abbandoni un cane per strada, lo stai condannando a morte, perché quel cane al 99% muore, perché finisce sotto una macchina, muore di stenti, comunque c'ha il discorso dell'abbandono, emotivamente sta male. Stiamo condannando il cane a morte, quindi sarebbe da fare delle immagini davvero crude. Tu abbandoni il cane, succede questo, fine. No, bisogna fare questo tipo di campagna e far passare questo messaggio. E, tra l'altro, ricordo che adesso l'abbandono, mentre prima era derubricato, tra virgolette, a maltrattamento, adesso è un reato penale, previsto dal codice penale, mi pare da fino a un anno di reclusione e da 1.000 a 10.000 euro di sanzione per chi abbandona un cane. Quindi mi raccomando questo. Tra l'altro, purtroppo è vero, ci sono queste restituzioni di cani. Qua a Trieste, in regione, meno, comunque abbiamo delle realtà che li accolgono, quindi abbandonare un cane è davvero un gesto criminale, e siamo davvero noi bestie, ma chi fa questo? Quello della restituzione però ha fatto capire come il lockdown, il periodo di smart working più spinto, eccetera, abbia in certe persone, cioè quelle che hanno preso il cane e poi l'hanno restituito, giocato una... Come posso definirla? Un atteggiamento poco responsabile, perché si è pensato che fosse una cosa leggera prendere un animale. Il motivo per cui io insisto sempre sul discorso del patentino, chiamiamolo così, per il cane, è proprio questo, perché se io sono obbligato a fare delle lezioni, a spendere magari dei soldi per comprare il cane, perché poi sai, anche lì per fortuna le associazioni che si occupano di adozioni sono responsabili e fanno tante domande proprio per cercare di capire la persona e disincentivare quelli che lo fanno solo per lo sfizio, perché magari è gratis, lo prendo, poi fra 2 anni lo riporto. No, non ho giocato, chi lo prendeva magari perché poteva farsi la parte casa e non avere problemi, ecco. Quindi purtroppo ci sono anche queste persone bisogna contrastarle come? Bene, i volontari che fanno domande, se c'è una regolamentazione nel possesso del cane, io sono d'accordo, perché bisogna rispettare e essere consapevoli di. Cioè c'è bisogno di una consapevolezza. Sentiamo la telefonata, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, prego.
Buongiorno. Prego. Mi sono fonda, volevo per rispondere a questa signora che la cerca qui che tenisce il campo. Sì, sì. Io stavo a Muggia con il giardino, che avevo sempre cani, e volentieri mi teneria. Ah. Ho sempre avuto cani. Beh, possiamo mettervi in contatto, esatto. Insomma, se pronto? C'è modo di risolvere il problema della signora, è giusto che però vi parliate, sì, vi confrontiate, sì, tutto? Sì, sì. Ovviamente? Sì, chi dà col numero del telefono? Signora, che se che io per telefono? La sua privacy, esatto, vi consiglio di fare così, se vuole richiami al centralino o in redazione e lasci il telefono, non penso sia il caso di metterlo alla merce pubblica, ma lo dico per lei, non è che a me cambia molto, ma insomma... rifaccia il numero o questo oppure lo 040 300 500 e chieda della redazione, dovrebbe esserci Umberto Bosazzi a cui chiedo un attimo di pazienza se può raccogliere questo numero di telefono e dopo vi mettiamo in contatto perché sì, alla signora allora di prima 300 500 sì. Vabbè, tante grazie, grazie a lei, buongiorno un augurio a chi voi siete fantastici. Grazie. Sempre così, sì. Grazie. Alla signora di prima chiediamo di mandare la mail all'indirizzo, quello là, svegliatrieste@tele4.it, così dopo potete mandare. Sì, sì, certo, così abbiamo i contatti. Infatti, i numeri. Un'altra mail, infatti, dice: buongiorno, fatevi lasciare il numero della signora per i due mesi, grazie mille, Elisabetta. Quindi c'è già qualcuno che si muove, questo fa molto piacere. Sì. La mail di prima diceva: cosa pensate del vaccino TBE? Quello del, mi pare, antizecche, vado a memoria. Sì, però. Ma quello per gli esseri umani. Credo di sì, sì. Assolutamente sì. Allora, vado a cercare, vado proprio a sì, sì, dovrebbe essere quello per gli esseri umani. Per chi frequenta il Carso spesso, secondo me è una sì, giusto, vaccino valido, sì, perché gli animali hanno comunque tutti gli antiparassitari, eccetera, quindi tra l'altro anche per gli esseri umani ci sono tutta una serie di spray antiparassitari. Vaccino TBE è offerto gratuitamente a tutti i residenti del Friuli Venezia Giulia dal 1 gennaio 2013, su delibera del 25 luglio del 2012, presso gli ambulatori vaccinali dell'azienda per l'assistenza sanitaria. Per prenotare la vaccinazione rivolgersi all'ufficio del distretto di appartenenza. Io onestamente non ho nessun giudizio su questo vaccino perché non l'ho mai fatto, quindi non mi sono mai informato, quindi non posso dare nessun tipo di giudizio né pro né contro, onestamente non saprei cosa dire alla signora o al signore, non mi ricordo se era un maschio o una femmina. Altra telefonata, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Pronto? Sì, sì, prego, buongiorno. Ci dica. Sì, sono Luisa, come che chiamo ogni giorno. Sì. Che la gente dice, oh, la chiamo ogni giorno. Sveglia Trieste è fatta apposta per chiamare, vero? Vero. Ecco. Bene. Allora. Sì. Ma mi chiamo perché si può chiamare. Così, per un saluto, siamo per qua. Parlare con noi. Ci dica. Mi sapevo che succederà questo coi cani. Ecco. E allora 100 volte ripeti, pronto? Sì. Allora, mi sapevo che abbandonare i cani ero sicura. Si sapeva, no? Boh, vabbè, dico anche il cane, ricordeva. Però volevo dire questo. Volevo dire solo questo, che siamo diventati famosi noi qua, a Trieste. Ah. Famosi. Allora, adesso c'è un signor, Deduino, dai, sarà quasi Trieste, che stava facendo ricatti ai negozi per velenare la gente. Questo è il numero uno. Poi eravamo famosi per i Novax. Ah. Poi eravamo famosi per i massacri che ammazzavano i poveri poliziotti. Poi eravamo famosi che Gasparà via Carducci. Poi famosi che trovò 400 kg di droga, questo va bene, che trovò nelle navi. E adesso questo ragazzotto, 47 anni, se può vergognare. Roba che ricattava per prendere i soldi da avvelenare gli alimenti della gente. Ecco, siamo diventati, Trieste era pace, era un'isola felice, siamo diventati tutta l'Italia, penso che ridi. Le dico una cosa solo, signora. Ogni giorno se una, me vergogno, ogni giorno se una. Grazie. Grazie. Allora, due cose voglio dire. Allora, prima cosa...
questo me ne rendo conto, io ho fatto anche appunto il responsabile di una testata giornalistica, è vero che la sicurezza, la percezione della sicurezza è cambiata. A livello di sicurezza vi assicuro che siamo comunque un'isola felice rispetto al resto d'Italia, poi tante volte noi ci chiudiamo, no? La città dice c'è così, ma non sappiamo cosa succede fuori, ecco, magari se leggessimo e vedessimo tante volte i telegiornali a livello nazionale probabilmente ci renderemo conto che Trieste sì, boh, succede, ma siamo 5 volte sui TG nazionali, il resto diciamo è geolocalizzato da altrove. Seconda cosa sulla questione della droga. Allora, quella droga non è che Trieste avrebbe consumato 4 tonnellate di droga, dovremmo leggerla invece, essere orgogliosi dell'indagine fatta dalle nostre forze della Guardia di Finanza, dalla nostra procura antimafia, che a livello internazionale ha intercettato, penso, uno dei penso a livello mondiale, uno ha sequestrato il più alto, penso che a livello mondiale sia uno dei sequestri, il boss a Pablo Escobar, non proprio l'ultimo. Dicendo, quindi dovremmo essere orgogliosi di quello che ha fatto la Guardia di Finanza, la Procura di Trieste, tutte le forze dell'ordine di Trieste. Cioè, rendiamoci conto che è un anno di indagine. L'Interpol, polizia colombiana, mondiale, anche la DEA. Sì, sì, esatto, la DEA. Cioè, stiamo parlando di un'operazione internazionale che vede Trieste aver coordinato un'operazione internazionale di un anno che ha sequestrato milioni di euro e fatto un danno al narcotraffico per 200 e passa milioni di euro. E poi ricordiamo che Trieste era un porto scelto, un porto neutro scelto per depistare i narcotrafficanti, cioè non c'entrava con lo spaccio il porto di Trieste o la città di Trieste. Hanno fatto credere ai narcotrafficanti che arrivare a Trieste con le navi o con gli altri mezzi per poterla smistare fosse un luogo sicuro per tenderli, diciamo, una trappola. Quindi in quel caso Trieste era un po' utilizzata, brutto il termine utilizzata, però con una valenza positiva per concludere un'operazione. Esatto, non era il luogo oggetto decine di agenti sotto copertura che hanno lavorato, quindi attenzione a questo. Poi chiudo con la battuta, io ho fatto anche un post su Facebook, la battuta che giustamente parlavamo di Cabinovia, ci ha mandato la neve. Ma per dire, per scherzare, però mi raccomando, cioè, dobbiamo essere orgogliosi di questa operazione, non prenderla come un dispiacere perché finiamo sui TG, anzi, cioè vuol dire che abbiamo un'operatività internazionale, una capacità di indagine tali da creare questo tipo di sequestro. Poi su ciò che ha detto la signora rispetto agli altri fatti, è vero che ci sono stati la sparatoria in questura, in via Carducci, le manifestazioni no vax, no pass e tutto il resto, però io invito la signora in primis, ma anche tutti i telespettatori. È vero che se uno prende Trieste oggi e la prende in passato, può esserci stata una modifica della socialità, dei fatti di cronaca, e quindi c'è chi può avere la nostalgia di una Trieste che era meno alla ribalta di situazioni di questo tipo rispetto ad oggi. Quindi il paragone Trieste di oggi, Trieste di ieri, si può anche fare, non c'è nulla di scandaloso. Paragonare Trieste alle altre città, allora andiamo a vedere i quotidiani di tutte le altre città e vediamo quanti sono i fatti che accadono a Vicenza, a Brescia, a Milano, a Bari, a Torino, a Palermo. Non bisogna per forza andare a Napoli o a Palermo, ma o a Catania. No, ma in tutta Italia. Anche a Vicenza c'è un articolo della Repubblica di oggi, di questo orribile omicidio a una donna, e siamo a Vicenza, non siamo in un paese di un altro continente o cosa. Quindi sì, ok, Trieste ha dei casi, però guardiamo anche gli altri. Non dico che vedere che gli altri stanno peggio ci fa stare meglio, no, però certo, del cielo. Purtroppo si può fare il parametro di Trieste di oggi e Trieste di ieri, ma parametrare con gli altri viene da pensare che comunque è ancora una città dove si vive bene. Assolutamente. Così è. Vivere in un'altra città, ve lo assicuro per esperienza personale, vivere in un'altra città del sud Italia e dopo tornare a Trieste, c'è una bella differenza. E lo dice uno che di Gulotta Gulotta di cognome. Se no ci possono accusare. Quindi di nulla. Non mi si dica, parli male del sud, eccetera. Assolutamente. Io non parlerò mai male del sud Italia. Ci vediamo dopo la pubblicità, grazie. Grazie a voi. Grazie, ci buona giornata a tutti. Prossimo, fra poco in compagnia di Anna Maria Cisinte.
Bene, di nuovo in diretta 9 e 5 minuti venerdì 10 giugno in compagnia di Anna Maria Cisint, candidato sindaco a Monfalcone appoggiata dalla coalizione di centrodestra, sindaco uscente a Monfalcone. Buongiorno Cisint, ben trovata. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dunque, mancano ormai 2 giorni al voto, domenica dalle 7 alle 23, ricordiamo, si vota per le amministrative in Friuli, Venezia e Giulia e per il referendum. Lunedì alle 14 comincia lo scrutinio proprio delle liste per le elezioni amministrative. Prima domanda che le faccio a Cisint, che campagna elettorale è stata la sua? Ma la nostra è stata una campagna elettorale assolutamente in linea con questi 5 anni di grande lavoro e abbiamo pensato che fosse importante raccontare anche quello che abbiamo fatto, perché non sempre i candidati hanno una base di partenza per parlare di programma con il già realizzato, quindi siamo partiti da lì, no? Abbiamo ragionato su un bilancio di mandato di 5 anni e mezzo molto consistente, abbiamo fatto tantissime cose nei lavori pubblici ma nei servizi, abbiamo ripreso una città che aveva che era in ginocchio e quindi siamo partiti da questo aspetto della valorizzazione per spiegare che abbiamo tanto da fare nei prossimi 5 anni e soprattutto però abbiamo una credibilità che non è esattamente sempre scontata, la credibilità di chi ha dimostrato che sa fare, che riesce ad avere le relazioni che sono importanti al fine della, diciamo, della realizzazione delle aspettative. Questo io lo ritengo un punto centrale, no? Quello delle relazioni importanti, perché Monfalcone è una città che ha una complessità enorme. È vero che ha 30.000 abitanti, però in Monfalcone c'è una realtà industriale molto importante, abbiamo una città nella città che è rappresentata dai cantieri, che spesso costruendo 3 navi contemporaneamente fanno lavorare 7.000 persone che non sono spesso della città. Ecco, quindi una serie di questioni aperte fondamentali che noi abbiamo affrontato, credo per la prima volta. Abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Buongiorno. Sono io. Prego. Grazie come sempre alla regia del caro signor Iannacone che mi manda in onda. Saluto il gentile, elegantissimo conduttore, grazie, dottor Gullotta. Buongiorno. E l'amica sindaco Anna Cisin, che veramente ha girato, cambiato come un calzino Monfalcone. Sono Claudio Visintini. Buongiorno. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Chiedo cortesemente al futuro sindaco di Monfalcone innanzitutto di finire il prezioso lavoro intrapreso con la sua giunta e poi quali sono le cose non fatte, le più difficili, quelle da finire e come ho letto per le navi da crociera mi sembra ci siano in arrivo dei pontoni e poi immagino incrementare il lavoro e il commercio tenendo lo sguardo vigile sulla sanità e sul problema annoso che Monfalcone con il suo cantiere conosce benissimo ed è l'amianto. Proprio oggi c'è una mia segnalazione sul piccolo di questo terribile killer silenzioso che miete tante vittime e mi sembra anche lei cara sindaco in famiglia. Monfalconesi, pensateci, guai lasciare il certo per l'incerto. Buon lavoro sindaco. Grazie a Claudio Visintin. Tante domande, alcune erano diciamo anche un po' le mie domande al sindaco e al candidato Cisint, cioè 5 anni e passa di mandato, quindi la riproposizione della sua figura per Monfalcone è nel segno della continuità, soprattutto per concludere o per portare a termine quali tipi di progetti, nell'ordine delle priorità del sindaco? Guardi, la priorità assoluta sarà l'applicazione del patto per il lavoro che noi abbiamo concluso dopo 5 anni di grande lavoro fatto assieme alle categorie, fatto assieme alle parti sociali, fatto assieme alle parti datoriali. È un protocollo importantissimo perché declinare nelle esigenze di una città, nelle esigenze dello sviluppo economico e nelle esigenze dello sviluppo occupazionale, un accordo di questo tipo noi lo riteniamo essenziale.
È una città dinamica, quindi la prima delibera sarà questa, sarà proprio l'avvio dell'applicazione di questo patto per il lavoro che è essenziale, che vuol dire opportunità maggiori per i lavoratori, ma vuol dire anche maggiore sicurezza e un intreccio, uno scambio fondamentale tra tutti gli attori in campo. E questo mi fa raccontare anche del grande lavoro fatto e che deve continuare. In questi giorni l'abbiamo avviato anche con intensità con gli attori che sono i primi importantissimi interlocutori governativi rispetto all'esigenza che noi abbiamo di due modifiche importanti a livello macro, diciamo. La prima riguarda sicuramente il lavoro, approfondendo le nostre norme e anche verificando un po' quello che succede sul territorio italiano con il focus su Monfalcone, è chiaro che ci sono delle questioni molto importanti sui sistemi produttivi che vanno affrontate. Monfalcone perché è in una situazione anche di questo tipo dal punto di vista della presenza esagerata anche di stranieri che rappresentano senz'altro un valore, ma in parte quando ce ne sono troppi di arrivi, anche una tensione sociale, perché si è assistito negli anni tra il 2005 e il 2015 a una delocalizzazione al contrario. Questo ha portato un crescere di appalti e subappalti, in particolare nell'azienda più grande che è Fincantieri, e la interlocuzione a livello governativo, a livello aziendale, anche oggi che c'è una nuova governance, va portata avanti. Quindi questo è un tema fondamentale perché per noi significa maggior lavoro da dare alle persone che già ci sono, significa maggior sicurezza, ma significa soprattutto una capacità di comprendere che questo sistema genera un dumping molto molto negativo dal punto di vista salariale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche giuridico. Questo è un tema fondamentale, un macro tema. Noi ormai, io ho approfondito in questi 5 anni e mezzo tutti gli aspetti e devo dire che è la questione. Poi c'è un altro tema importante che è quello sempre normativo, abbiamo fatto una proposta di modifica normativa e ringrazio anche l'assessore Roberti che nella sua funzione di vicepresidente della Commissione dell'immigrazione a Roma riesce anche ad affrontare questo tema, ma guardi che il tema del ricongiungimento è un tema gravissimo. Mi riferisco a una direttiva comunitaria che ha maglie molto più strette rispetto alla norma italiana, in particolare su due punti che sono quelli che noi abbiamo voluto avviare anche in un confronto che deve essere pacato, che deve essere molto condiviso, non c'è nessun blitz, non c'è nessuna volontà di non accogliere, c'è una volontà però di essere molto seri nella destinazione dei pochi denari che ci sono, perché oggi in Italia è possibile arrivare, cosa che non accade in molti paesi d'Europa e che la direttiva comunitaria non appoggia, in Italia possiamo Falcone, quindi è possibile arrivare dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno, che grazie alla alla capacità delle nostre istituzioni arriva anche in 2 mesi, mentre la direttiva comunitaria sostiene un numero di un periodo molto più lungo, cioè fino a 2 anni di presenza in Italia e poi soprattutto però con un reddito che non è sostenibile. Le faccio un esempio. Sì. È possibile arrivare e ricongiungere i familiari tre persone con 11.300 euro lordi di IRPEF. Mm-hmm. Ecco, io vi lascio immaginare quanto welfare comunale, regionale, eccetera, ognuno di noi deve mettere a disposizione, perché è logico che con 11.300 euro tu ricongiungi persone che non hanno reddito e quindi pesano e tolgono risorse a chi ne ha magari già bisogno. Ecco, quindi questi sono due temi grandi, importanti, però ci stiamo lavorando, ma mi concentrerò molto perché in questi 5 anni, guardi, ho dovuto prendere per i capelli una città in ginocchio, senza spina dorsale. Abbiamo fatto
delle cose molto importanti dal punto di vista concreto, si vedono. Abbiamo portato a Monfalcone 43 milioni di euro, e abbiamo già per opere, abbiamo già speso 18 quasi e stiamo realizzando le altre iniziative. Però se devo dire, la prima cosa che abbiamo fatto è veramente ridare dignità a questa città, che è stata trattata come uno spogliatoio per troppo tempo, uno spogliatoio delle aziende che vuole lavorare. Non a caso le dicevo che la prima delibera sarà l'applicazione di questo protocollo, però che ha ripreso la sua dignità, che ha ripreso la voglia di essere protagonista della sua storia. Ecco, io di questo sono molto orgogliosa dei nostri cittadini e dei concittadini che da questo punto di vista sono diventati di nuovo protagonisti. Se mi permette, ecco, le voglio aggiungere due questioni importanti. Abbiamo anche fatto un grande lavoro per la diversificazione produttiva, che Monfalcone è la città dei cantieri, oggi è Monfalcone la città con i cantieri. Abbiamo puntato moltissimo alla nautica, le dico che durante il Covid, periodo molto complesso, molto difficile per tutti, noi abbiamo lavorato per stare vicino alle persone e anche alle aziende, e abbiamo appurato che non c'è stata un'azienda nella nautica e anche un lavoratore nella nautica che abbia perso il lavoro. I numeri ce lo dicono gli artigiani con cui mi confronto sempre, CNA e la Confartigianato, sono cresciuti. Quindi la nautica è un settore importantissimo. A Monfalcone c'è una densità di presenze di imbarcazioni rispetto al territorio che è la più alta d'Italia, più alta addirittura di quella del Tirreno. Nessuno lo sa, ma pochi lo sanno. Però questo è un settore in grande crescita, come lo è quello del turismo. Quasi prendevano all'inizio un po' in giro. Era una mia domanda, sì, sul turismo. Guardi, devo dirle che però dobbiamo andare in pubblicità, Sindaco, quindi non me ne abbia. Ci fermiamo brevemente e poi ripartiamo proprio da qui. Bene, ricominciamo dunque da quando, da poco prima della pubblicità, ci siamo interrotti in compagnia del sindaco di Monfalcone e candidata sindaco a Monfalcone supportata dalla coalizione di centrodestra Anna Maria Cisint. Prima di cominciare col turismo abbiamo la telefonata, sentiamola, buongiorno. Pronto, buongiorno. Niente, come non detto. Ricominciamo da dove siamo lasciati. No, siamo orgogliosi di dire che abbiamo una località meravigliosa che è quella di Marina Giulia e di Marina Nova, devo dire frequentata anche da tanti triestini, e noi abbiamo voluto veramente investire. È una realtà molto bella, con grandi spazi, tra l'altro anche destinata a una valorizzazione sportiva. Anche questo è stato molto utile durante il Covid. Abbiamo realizzato una spiaggia bellissima, abbiamo avuto una bella relazione con tutti coloro che ci lavorano attorno e abbiamo voluto dare un'impronta, no? Gli sport del vento, guardi, sono veramente molto attrattivi, arrivano dal Portogallo, arrivano dal Nord Europa, e questo vuol dire uno sviluppo anche economico e una riqualificazione. Lì abbiamo anche creato tutto un villaggio green, facendo un po' la regia anche. E siamo riusciti ad aiutare nella riqualificazione non solo della spiaggia ma anche dell'ambiente di Marina Giulia, ad esempio adesso partiranno i lavori della nave, perché abbiamo voluto dare delle prospettive anche ai nostri giovani. E quindi questo aspetto del turismo è molto cresciuto. In 5 anni siamo riusciti a moltiplicare il PIL che deriva e i numeri dei posti di lavoro che deriva da questo, abbinandolo alla cultura. Abbiamo ridato apertura e molto slancio a tutto il Carso, alla Rocca, al percorso della Grande Guerra. Abbiamo attratto moltissime persone da fuori con le mostre meravigliose. Un giorno l'assessore Gibelli mi ha detto che ormai di sabato lei guarda cosa succede a Monfalcone. Ecco, però guardi, questo ha una importanza strategica, perché la diversificazione diventa consolidata e quindi i redditi si alzano, le persone hanno qualche cosa di più da poter spendere, vanno e comprano e vanno a mangiare la pizza. È un circolo virtuoso importante. L'altro aspetto della diversificazione è il porto. Ieri l'assessore Scocimarro, che era da noi, ha annunciato, cosa che noi sapevamo, ma insomma
era giusto che l'attore principale lo facesse, ha annunciato la nomina del commissario per gli escavi, non solo per Monfalcone, per gli escavi in Friuli Venezia Giulia. L'escavo è in Italia, approfondire i canali è un problema gigantesco, però è essenziale, perché le navi devono arrivare, certo. Altrimenti cosa fai? E lì c'è un mercato importante di lavoratori a Monfalcone. Devo dire che sono stati fatti dei passi enormi con gli investimenti, 35 milioni di euro per asfalti, illuminazione, speriamo che vengano realizzati presto, ma soprattutto adesso con la possibilità di partire con l'escavo, credo, a settembre, e poi devo dire anche con l'approvazione del piano regolatore, che vuol dire maggior banchina, che vuol dire maggior traffico e che vuol dire, noi abbiamo le aree che Trieste ovviamente ne ha di meno, e che vuol dire da oggi, credo, ieri sono arrivati, anche una valorizzazione per i passeggeri, la croceristica. Certo. L'abbinamento di questi due segmenti importantissimi ci danno la possibilità di guardare al futuro anche in maniera più serena. Lavoreremo seriamente perché in 5 anni e mezzo queste cose sono state raggiunte. Pensi che l'escavo è fermo da 21 anni, ci sono 22 milioni di euro là. Quando mi parlano di PNRR, che noi abbiamo vinto, peraltro molti soldi fino ad oggi con dei progetti veramente molto importanti per la riqualificazione soprattutto delle strutture scolastiche, abbiamo vinto almeno 4 PNRR. Oggi siamo stati premiati, non perché facciamo le cose abbastanza bene. Io sulla competenza punto moltissimo, ecco, però quando mi parlavano di PNRR pensavo sì, però usiamo intanto anche quelli che abbiamo, e devo dire grazie alla Regione perché ha fatto su questo un grandissimo lavoro. Quindi diversificazione significa navalmeccanica, significa turismo, significa cultura, significa portualità, significa servizi e commercio. Questa integrazione delle attività ormai ci pone su un trampolino di lancio ed è impossibile che i cittadini non se ne accorgano e non premino chi in questo caso ha lavorato molto seriamente, tante ore al giorno, costantemente per questi obiettivi. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei, prego. Buongiorno, allora premetto che non sono un abitante né di Monfalcone né di Trieste, ma spesso, visto che sono a casa per altri motivi, seguo la vostra trasmissione, complimenti a lei che è molto professionale. Grazie. E anche spesso ha delle verve abbastanza, diciamo, spiritose per coprire certe notizie che magari sono un po' più brutte o più pesanti. E volevo ringraziare la signora Cisint, perché la vedo spesso in TV e seguo i suoi eventi che fa nella sua città di Monfalcone, e come è attenta, secondo me, soprattutto al problema lavoro e al problema famiglie. Cosa che purtroppo da dove arrivo io, che è la provincia di Udine, non succede. Nessuno si interessa di gente disoccupata dopo una certa età. Ci chiamano a fare queste grandi riunioni nelle sale perché verrai reintegrato e il datore di lavoro che ti riprenderà avrà degli sgravi fiscali. Posso dire tutte grandi fandonie, perché io mi ritrovo a 3 anni dopo 2 anni di NASPI e nessuno mi ha mai chiamato. Sono a cercarmi lavoro, sono troppo vecchio, non mi vogliono, mi mancano 3 anni alla pensione, 3 anni e mezzo. Sono un tecnico di professione, non sono un manovale normale, non si trova. Però volevo dire, come mai la signora Cisint, appena andato in NASPI, mi mandò tramite la regione e tramite il comune, dunque lei in prima persona, una richiesta per andare a lavorare, e presumo a Fincantieri, che per me soprattutto è lontano, ma soprattutto non avevo nessuna di quelle professionalità. Allora io mi chiedo, come un comune di residenza come il mio non si accorge di gente che siamo a casa, che siamo padri di famiglia, che abbiamo figli, che abbiamo mutui, che abbiamo spese, no? Mentre altri comuni, come ripeto, riapprezzo la signora e spererei che il mio comune fra 1 o 2, quando saranno le elezioni, ci prendesse una donna sindaco e che avesse i pantaloni come ce li ha questa signora qua, e cercasse di sistemare questi fatti. Perché una volta esistevano questi centri per l'impiego dove andavi a destra, esistono solo agenzie che ti pagano niente o quasi, e devi andare avanti a 3 mesi alla volta, e a 58 anni, come li ho fatti io 3 giorni fa, devi improvvisarti un nuovo lavoro e rimetterti a fare tutti questi colloqui con ragazzi che hanno 20 anni o 30 davanti a te. Vero. Allora io mi chiedo, cioè, interessa dar lavoro
e qui non entro in merito di niente, alla gente di qua del posto che deve andare avanti, che ha versato per 40 anni i contributi, o li lasciamo a casa a aspettare 67 anni per avere 1000 euro lordi? Okay. Io lì non capisco, cioè dico, come questa signora qua, che non ho il piacere di conoscere, ma la conosco e la vedo spesso in TV e mi pare che è una che veramente si batte per le sue cose e le auguro di ritornare sindaco per i suoi cittadini o chi crede in lei, però voglio dire, è possibile che altri comuni, ma non solo Udine, altri, cioè se ne fregano, tu sei un numero e vanno a cercare, come è già successo e noto sui giornali, vanno a cercare nei signori che prendono 800-900 euro di beneficio statale per stare a casa, bonus, cittadinanza, queste robe qua, per andare a fitturare quattro panchine a Udine, su 80-90 ne ha trovati 8. Domanda, vai a cedere anche agli altri, quelli che sono a casa. Sì. Quelli che hanno avuto una NASPI, che dopo due anni di NASPI hanno preso 580 euro. Sì. Meno di metà di quello che avevano preso negli anni. Cioè, io dico, non so se sto sbagliando io o stiamo dicendo cose insulse. Io dico, cioè, cerchiamo di portare avanti sta gente, o se no fate in modo che quei benedetti dell'IMSS ci tolgano tre anni e ci mandano via, no? Dove vado a trovare a 58 anni, tre anni, quattro che mi ricopra? Chi mi prende? Nessuno. Ok, grazie della sua telefonata innanzitutto. Di nuovo auguri a tutti e due. Grazie per i complimenti, assolutamente. Questo è un grosso problema italiano, in realtà, non soltanto regionale o del comune di appartenenza di chi ha telefonato, che ringrazio. Cioè la perdita di occupazione di quelle persone in età che hanno meno mercato, mi permette il termine un po' sportivo, rispetto ai giovani che sono appena usciti da una laurea oppure comunque da un tirocinio o hanno le energie e l'età per cominciare un mestiere, ma non hanno ancora i requisiti per andare in pensione. Quel limbo che purtroppo tiene in scacco tantissime persone. Guardi, in Italia, questo è un tema. Sono partita nel mio ragionamento oggi dal lavoro perché è il tema. Certo. È il tema perché le persone continuano a vivere. E se hanno avuto un problema con l'azienda, noi l'abbiamo vissuto con la Eaton, abbiamo fatto un lavoro enorme, molto difficile, quotidiano, è vero che il comune non ha competenze in materia di lavoro, però poi i cittadini vengono a bussare alla tua porta, sindaco, e quindi quando mi dicono sì ma non hai competenze in materia di lavoro, non ce l'hai in materia di sanità, ho capito, però toc toc, buongiorno sindaco, sono disperato, cosa gli dico? Guarda che io non ho competenza. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro, io personalmente, assieme anche a qualche assessore che si è occupato con me di alcuni aspetti fondamentali, ma abbiamo fatto un grande lavoro di condivisione con la Regione per il lavoro. All'epoca della Eaton abbiamo lavorato tanto anche con le parti sociali, perché bisogna dare atto che ormai anche i sindacati cercano di fare in modo che ci siano di poter dare delle risposte. Chi ha una NASPI che è decrescente si trova dopo due anni a non avere lo stipendio. Più niente. E quindi quando ha un'età importante ha un mercato del lavoro, è un brutto termine, che è molto ridotto rispetto agli altri. Noi abbiamo anche tentato, e quando è venuto Giorgetti gliel'ho ribadito, anche perché secondo me è un tema che potrebbe essere, potrebbe aiutare a dare una mano a queste situazioni. Le faccio un esempio, noi nella nostra realtà adesso abbiamo due aziende che sono un po' in difficoltà, la Nide e la Mangiarotti, e che sono due aziende storiche. Tra l'altro Nidec è un'azienda che fa motori e che ha una storia di dipendenti monfalconesi e del territorio incredibile. Allora io trovo assurdo che si parli tanto di globalizzazione, di integrazione, però non si è capaci di far lavorare assieme le aziende. Le faccio un esempio, Fincantieri, per tornare lì, è un'azienda che ha una partecipazione di Finmeccanica enorme, no? Cassa Depositi e Prestiti 72 qualcosa. Bene, dico io, già nel mondo chi fa navalmeccanica vive anche di un sano protezionismo per far sì che i propri lavoratori, che le proprie piccole aziende possano essere l'indotto di quell'azienda. Bene. Cosa che in Italia non c'è. Da questo punto di vista, provi lei ad andare in Francia e vediamo se in Francia le consentono di far arrivare da fuori persone che lavorano o piccole aziende che lavorano. Non è così. Io ho visto quando c'era STX l'accordo, sì.
che era stato previsto. Allora dobbiamo capirci, ma questo è un tema italiano, ovviamente si immagina un piccolo sindaco, che cosa, però lo sottopongo perché ormai lo conosco, perché ci vivo e ho approfondito il tema. Questo per dirle che se ci fosse una reale integrazione dei bisogni produttivi delle aziende, l'una potrebbe dare una mano all'altra. Facciamo un ragionamento su oggi l'eolico offshore. Mm-hmm. Perché non andiamo a vedere la grande professionalità che c'è in Mangiarotti? Perché non ragioniamo sui motori e cerchiamo di capire esattamente quali sono le caratteristiche degli armatori, che gli armatori vogliono, in un momento in cui la propulsione è diventata essenziale, mm-hmm. le modalità di propulsione sono essenziali, e non cerchiamo di fare un gioco di squadra, così chi ha un problema e quel problema può diventare un'opportunità, capisci? Allora, cioè, questo è il primo tema, ma è un tema macro. L'altro tema, sono molto d'accordo con quello che ha detto il signore. Allora, è chiaro, noi ci siamo impegnati in prima persona sul tema del lavoro, perché io ci credo moltissimo, e anche perché abbiamo vissuto queste situazioni. Monfalcone è una città industriale e devi avere una capacità di cogliere quali sono le problematicità, no? Abbiamo trovato anche delle misure, noi siamo quelli dei recruiting day. Il recruiting day, l'altro giorno ho avuto una bella soddisfazione, un ragazzo che si chiama Luca, che è stato uno di quelli che ancora non si era ricollocato per quanto riguarda ad esempio la Eaton, l'ho incontrato fuori Fincantieri e tutto contento mi ha detto: guarda sindaco, da 3 giorni sono qui, no? Ecco, quindi bisogna che assieme alla regione, che è fondamentale, e l'assessore Rasolen ha fatto un grande lavoro su questo, guardi, io le dico perché c'ero agli incontri. E poi però è necessario cercare anche di concludere, no? Di arrivare a una concretezza, e anche il lavoratore potrebbe riuscire, non lo può fare lui, ma con opportuna formazione integrata, a servire ai bisogni delle aziende che hanno dei picchi e dei down. Ecco, questo io lo ritengo un percorso da fare. Noi nel nostro piccolo abbiamo anche attivato un altro percorso, si chiama Dignità e Lavoro. Abbiamo investito fondi di bilancio, abbiamo investito circa 110.000 euro ogni anno a partire dal 2018, e abbiamo creato l'opportunità per queste persone, perché è stato diretto tutta persona con più di 40-45 anni, abbiamo generato la possibilità di una riqualificazione professionale. Molti di questi concittadini monfalconesi, diretto soltanto a loro, poi sono stati ricollocati. So di una signora, ad esempio, che è stata richiesta per fare la contabilità in un'azienda artigianale, eccetera. Quindi il progetto Dignità e Lavoro, pensi che mi telefonano cittadini di comuni vicini dicendo: ma sindaco, il progetto Dignità e Lavoro posso venire anch'io? Mm-hmm. No, perché è diretto ai monfalconesi che hanno una certa età, che sono in quelle situazioni di cui ha detto il signore prima, che ha tutta la mia solidarietà. Io nasco in una famiglia operaia, mia mamma è stata un'infermiera, so cosa vuol dire arrivare alla fine del mese con l'acqua alla gola, e so cosa potrebbe voler dire non avere neanche lo stipendio per fare la vita della famiglia con i figli che hanno bisogno delle cose di base. Quindi bisogna avere molto rispetto, l'assistenzialismo è necessario, però deve avere questa prospettiva. Per questo io nel reddito di cittadinanza non credo, perché bisogna che si arrivi a dare una risposta all'esigenza anche di avere un ruolo attivo nella vita, cioè la dignità del lavoro, che va al di là ancora dell'aspetto economico. Del sussidio. Ci fermiamo nuovamente per l'ultima pubblicità, ricominciamo tra poco fino alle 10. Bene, ricominciamo dunque, 9:39 minuti, in compagnia di Anna Maria Cisint, candidato sindaco Monfalcone appoggiato dalla coalizione di centrodestra, sindaco uscente. Altra telefonata, poi riprendiamo alcuni altri punti del programma e le prospettive per i 5 anni, qualora Anna Maria Cisint dovesse essere riconfermata sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Posso parlare? Prego, ci dica. Sì, intanto buona giornata, buon lavoro a tutta la redazione e a tutti quanti. Grazie, va bene? Grazie. Senta, per cortesia, all'inizio della trasmissione, che io le ascolto sempre, avete detto che i giardini, le piazze, eccetera, sono di tutti i cittadini. E effettivamente avete ragione. Però io voglio segnalare che da 3 giorni all'incrocio tra Largo Pestalozzi, Via del Veltro, e sul marciapiede di Via Molino a Vento sono
posati sul marciapiede due comodini e altri piccoli pensili. Okay. Ecco, ieri hanno spazzato i marciapiedi, logicamente non aspetta a queste persone a toglierli, comunque sono tre giorni sul marciapiede questi mobiletti, due comodini eccetera. Okay. Ecco, e quindi i marciapiedi sono di tutti. Sono, signora, lo segnaliamo, lo segnaliamo per vedere, hanno fatto di... ragione, ma le multe sulle macchine, e hanno fatto ragione, hanno lo ragione, lo segnaliamo per fare in modo che vengano rimossi. Ora abbia pazienza, siamo in compagnia vi saluto del tutti. Sindaco di Monfalcone, cerchiamo di stare sul tema anche perché il tempo ne abbiamo poco. È ovvio che dà fastidio vedere utensili o anche rifiuti nelle aree verdi o nelle aree urbane, e quindi è giusto segnalarlo anche a chi di dovere. La polizia locale in questo fa un grande sforzo, copre il più possibile le esigenze della città, talvolta però proprio perché gli incivili esistono ci sono situazioni che vanno fuori controllo, ma è giusto renderne conto e cercare di risolvere la situazione, perché camminare e trovarsi un comodino non è proprio il massimo. Sindaco. No, mi scusi, volevo dire, sì, cogliendo l'occasione della segnalazione, noi quando siamo arrivati 5 anni e mezzo fa avevamo una città sporca, piena di tutto ovunque. Quello che ha detto la signora è molto importante per il cittadino, cioè il decoro. Abbiamo fatto un grande lavoro, rendo merito ai nostri uffici, rendo merito a Esambiente, rendo merito all'assessore, è stato un grande lavoro e oggi orgogliosamente posso dire che noi siamo una città fra le più pulite di quelle che io intorno vedo, perché abbiamo rivisto tutto ciò che si poteva rivedere, ma abbiamo controllo. Ecco, quello che credo non sia un aspetto ideologico, no? Perché la mia concorrente vive questo tutto in maniera ideologica. Ah, ma guarda i controlli, la videosorveglianza. Io vado orgogliosa del fatto che abbiamo cercato di dare la maggior sicurezza ai cittadini. La videosorveglianza in rete con tutte le forze dell'ordine, non le dico quante questioni abbia risolto, noi abbiamo un calo dei reati, che il questore mi comunica, che non sono numeri miei, è rilevantissimo. Lo stesso questore che quando racconta e parla ci porta come esempio, perché abbiamo fatto un regolamento di polizia urbana e una videosorveglianza, che ringrazio anche la regione per i fondi, ci abbiamo messo anche dei nostri, abbiamo investito 800.000 euro, Monfalcone non è Trieste, ma voglio dire comunque ha i varchi, è tutto coperto ed è in rete. La scelta è del gruppo delle forze dell'ordine unito. Sul degrado un grandissimo lavoro di controllo, abbiamo una persona che ogni giorno, 7 giorni su 7 da 2 anni a questa parte, gira per tutta la città a controllare. La nostra polizia locale ha una squadra di controllo ambientale e ovviamente in borghese riusciamo anche a risolvere delle questioni anche con delle sanzioni, perché chi abbandona poi è giusto che venga sanzionato per rispetto di tutti i bravi che sono la maggior parte. Ecco, quindi Monfalcone oggi è una bella città pulita e fiorita che si offre per le tante iniziative che propone a tutti i cittadini. Io ringrazio i triestini perché ci visitano, che so che ovviamente qui è il target, sì, il pubblico maggiore, io li ringrazio perché sono affettuosi, ci frequentano moltissimo, non frequentano solo le nostre spiagge, ma frequentano la città, frequentano il Carso, abbiamo un incremento di numero anche della didattica che frequenta il nostro Carso veramente importante. Ecco, quindi ho colto un po' l'occasione per sottolineare l'aspetto della lotta al degrado e del valore della pulizia e della bellezza della città, abbiamo realizzato non le dico quanti parchi e adesso stiamo andando verso il completamento. Per cui ad esempio il lavoro del canale Valentinis, che è il punto più a nord del Mediterraneo, e lo vedete perché quando arrivate da Trieste e vi fermate magari per andare a Marina Giulia, lo vedete perché è sulla sinistra, a gennaio-febbraio 2023 sarà completato, sarà una piazza che degraderà sul mare, che entra in città, nel punto più a nord del Mediterraneo, con un valore molto importante anche dell'identità della nostra realtà. E devo dire che l'altro obiettivo che abbiamo è quello che dal prossimo aprile-maggio torni ad essere funzionante il trasporto pubblico locale via acqua Trieste-Monfalcone-Grado. Certo, quando ero piccola, e noi lo riporteremo. E nel contempo oggi stiamo realizzando anche i 9 milioni di euro che la Regione ci ha assegnato a seguito di un progetto importantissimo di valorizzazione culturale e turistica. Noi abbiamo delle terme reali, no? C'è un'acqua fantastica, i medici di medicina generale te lo dicono, guardate, avete questo problema, ma guarda, vai un attimo a provare
le terme sanitarie, che attualmente sono ottime per l'aspetto respiratorio, della pelle, eccetera. Un giorno è venuto di piazza e mi ha detto: ma Anna, guarda, qua però dove c'è la piscina? E aveva ragione, quindi abbiamo, da quei pozzi, che sono due, che sono di un'acqua fantastica, avviato un progetto molto bello, lì accanto, nella zona della nautica, no? Con la possibilità anche di arrivare alle imbarcazioni che arrivano dal Veneto, che arrivano dalla Croazia, che arrivano dalla Germania, noi abbiamo in particolare dall'Austria, noi abbiamo questi diciamo arrivi per quanto riguarda proprio l'ormeggio delle nostre imbarcazioni nei nostri numerosi marina, e lì le terme che diventeranno wellness, piscina con idromassaggio, con sauna interna ed esterna. Ecco, questi sono 5 milioni di investimento dei 9 che stiamo realizzando. E poi la rivalorizzazione ulteriore della marina con un pennello a mare, con un localino che sarà a Marina Giulia, e poi tutto ciò che stiamo realizzando anche sul Carso, sulla Rocca, e che completerà con l'apertura della galleria dalla piazza che sale sulla Rocca anche il percorso. Quindi le dico, una città veramente su un trampolino di lancio, dubito che i cittadini perderanno l'occasione di continuare. Se posso e mi permette, oggi ho appreso che la mia concorrente dice che una cosa che secondo me, adesso le spiego anche perché, bisognerebbe, ha dimostrato con questa uscita la, tra virgolette, incapacità di cogliere quanto sia essenziale saper di che cosa si parla. Ci spieghi? Le spiego. Lei dice la mensa gratuita da settembre. Allora, posto che io ho fatto ragioneria generale prima di fare il sindaco, quindi diciamo che una certa dimestichezza con i bilanci, avendoli fatti addirittura nel comune capoluogo, è chiaro che mi è semplice arrivare a una sintesi spiegando l'impraticabilità. Però io dico, nel momento in cui tu fai un lancio di questo tipo, verifica almeno quanti soldi ti servono. E se quei soldi che ti servono, perché il bilancio è autorizzatorio, cioè tu devi avere lo stanziamento, non puoi dire boh, guarda, vado in perdita. No, no, il bilancio obbligatoriamente deve andare a zero, a pareggio, no? Ecco, quindi lei dice farò questo, ma forse non sa quanti soldi le servono. Siamo 1,6 milioni abbondanti all'anno. 1,6 milioni, carissima, brava, bellissimo, ma dove li trovi? Dove li vuol dire due punti di, vuol dire due punti di IMU, o aumentare l'addizionale IRPEF, o chiedere più del doppio delle tariffe della casa di riposo, o ridurre un servizio per la cifra pari. Quindi io, togliendomi il cappello del sindaco, mettendomi quello del ragioniere, che ho già sentito logicamente, le diciamo, ma perché devi perdere di credibilità in questo modo, dicendo una cosa che non può esistere? Perché 1,6 milioni all'anno vuol dire che devi aumentare gli stanziamenti da un'altra parte, oppure che devi ridurre i servizi, e quelli che puoi aumentare sono tragici per chi poi deve riceverli, che magari non sono gli stessi che usufruiscono della mensa. Certamente hanno, no, un deficit da una parte e nessun beneficio dall'altra. Esattamente, quindi questo per dire che è molto importante affidarsi persone serie, a persone competenti, a persone che sanno e che applicano, perché il nostro orgoglio oggi è quello di presentarsi con un libro dove c'è scritto bilancio di mandato e dove c'è il riassunto di un libro così, per difetto, perché non c'è stato tutto, delle cose fatte. E quella è la credibilità. Abbiamo fatto quello che era scritto nel programma, anche di più. Tu, quando lanci una cosa del genere, che non può essere realizzata tecnicamente, non può essere se non con un danno a carico di tutti gli altri cittadini grosso, oppure la riduzione di un servizio, già dimostri che non sai di che cosa stai parlando. C'è qualcosa di cui si è pentita di questi 5 anni? O un rammarico di qualcosa che non è riuscita ancora a realizzare? Sì. Ed è quello dell'inizio, cioè io punterò da subito il mio mandato a portare a casa quel risultato che ci consentirà di bloccare gli arrivi da fuori. È necessario, Monfalcone ha un piano regolatore per 31.000 persone al massimo, noi oggi siamo 29.500 e ci sono sempre 3.000 persone, 290 alloggi di transito per chi viene a lavorare da fuori, arriva qua e poi torna via. Io penso che questo sia ormai
alla frutta questo metodo e farò di tutto. In questi 5 anni ho dovuto fare cose pesanti, ho dovuto recuperare, stavano chiudendo le terme, stavano fallendo le terme, le ho prese per i capelli nel 2017 e quindi abbiamo fatto delle cose e nelle priorità, no? Tu devi decidere, abbiamo investito 10 milioni nelle scuole, ne abbiamo fatte tre scuole, adesso ne realizziamo altre 2 perché abbiamo vinto il PNRR. E abbiamo fatto 11 milioni di euro di strade marciapiedi e continueremo a farlo, quindi avevamo delle cose molto concrete. Questo mandato, oltre al completamento di tutta questa visione importante della città che è sul trampolino di lancio e ulteriore per dinamismo, per tutto ciò che ne consegue, beh, questo mandato però sarà quello in cui ogni giorno, e io guardi quando mi metto alla giugulare di qualcuno dopo non lo sente, ecco, sarà il mandato in cui non mollerò l'osso per riuscire a risolvere un tema che non è risolvibile direttamente dal comune, ma che è essenziale per questa città, perché non possiamo pensare di avere una città che continua ad avere un numero così crescente di stranieri che si portano dietro, arriva uno, si portano dietro 5-6 familiari. Ma vi rendete conto di che cosa significa per una città di queste dimensioni aver arrivi di uno che lavora e che si porta dietro 5-6 che non lavorano e che fanno numero? E che è una cosa. Ecco, allora io su questo il rammarico è di essere stata poco aiutata su questo. In generale è un tema talmente grande che oggi però l'azienda, il governo, i nostri referenti, tutti mi hanno detto di sì, perché io ho il cellulare adesso di tutti, e quindi andrò dritta come si deve andare e cercherò veramente di portare, abbiamo risolto dei problemi che non si pensava di risolvere con lo stesso metodo. Porto, escavo, pontoni, piano regolatore, eccetera, scuole, noi siamo quelli che per la prima volta hanno fatto applicare la responsabilità sociale d'impresa a Fincantieri, che ringrazio per questo, perché il 1.900.000 della scuola di Via delle Mandrie e tanto altro. Prima Monfalcone ha pagato, ha comprato le strade, ha comprato il campo sportivo, ecco. Però adesso dobbiamo concentrarci su questo. Monfalcone ha diritto ad essere vivibile anche da questo punto di vista, quindi attenzione massima a una modifica normativa sul ricongiungimento che per noi vuol dire quasi 2/3, non è un gioco, 2/3 sono i ricongiunti, sì. Capisce sì. Quanto è importante? E poi il discorso del sistema produttivo che vuol dire legalità. La legalità non si inventa, la legalità sta nei fatti, quindi è necessario anche che ci dedichino più controlli. I controlli sono importanti, se ci fossero maggiori controlli, ma perché non li fanno? Perché non c'è personale all'ispettorato, sono in 2. Ecco, quindi questo è il tema. Volevo domandarle anche progetti PNRR, già ci ha anticipato su scuole e immagino anche su altro. Esiste un problema legato al reperimento o alla partecipazione dei bandi europei causa mancanza di personale? Perché lo abbiamo visto con gli altri comuni. Non so se è così anche con Monfalcone. No, allora devo dire che noi siamo molto fortunati, ci siamo anche molto organizzati. Intanto abbiamo un servizio che si occupa e che è molto bravo, a capo del quale c'è il signor Gregoretti, che da sempre fa bandi europei e li vince. Noi vinciamo moltissimi bandi europei ed esperto, sappiamo leggere i criteri, pesiamo i progetti anche sulla base dei criteri. Certo, è ovvio, abbiamo vinto dei progetti sulla natura, valorizzazione ad esempio dei siti, dei fondali marini, sulle fanerogame, una serie di questioni veramente fatte gestite bene e quindi vinciamo. Sul PNRR abbiamo vinto, io sono un po' un tecnico anche, ecco, per cui mi ci metto un po' a dare una mano quando serve. E non abbiamo un grande problema da questo punto di vista perché è un comune strutturato, ha dei dirigenti e io stessa seguo un segretario che è abbastanza capace anche in questo senso. Abbiamo fatto molti concorsi, le devo dire, adesso abbiamo fatto un concorso proprio per sfruttare l'opportunità normativa e prendere anche una persona da dedicare al PNRR, perché abbiamo vinto dei PNRR, anche il rispetto dei tempi è fondamentale, no? Ecco, quindi da questo punto di vista. Anzi, sì, esatto. Sì, sì. Senta, mancano 5 minuti. Inutile che vado a toccare punti io, sparpagliati, sport, cultura, di turismo abbiamo parlato, il porto ovviamente, opere pubbliche, ambiente, eccetera.
mi dica lei le altre priorità del suo programma, senza che così vado magari a fare domande su qualcosa che lei non ritiene prioritario. Ma allora, come le dicevo, le priorità sono intanto completare tutto ciò che abbiamo fatto in questi 5 anni e mezzo, perché la continuità è il principio importantissimo. Io ho molto ascoltato i cittadini, guardi, se devo dirle, non è una priorità, diciamo, numerica, no? Però è stata per me una cosa meravigliosa. Oggi i cittadini, quando mi fermano, mi dicono Anna Nomolà, perché si sono sentiti valorizzati ed ascoltati, ma devo dire che il vantaggio è stato mio. Io continuerò, è una priorità, perché il tempo che dedichi alle persone e non è mai sufficiente, però è essenziale. Quindi per me è una priorità, mi prendono anche su questo, un po' in giro, anche in segreteria del sindaco, mi dicono, ma perché io ogni giorno dedico del tempo alla mattina ad ascoltare i miei concittadini, i quali, devo dirle, che per quanto riguarda le segnalazioni, immondizie, buchi sulle strade, eccetera, sono stati essenziali. Ho creato per questo, e questo continuerà ad esserci, un nucleo che è composto da un tecnico, da un agente, e poi anche da noi logicamente, affinché tutti i sopralluoghi delle situazioni che ci vengono rappresentate possano essere fatte. Vengano a essere verificate almeno. E anche risolte, perché vede, affrontate vuol dire ma se non trovi la soluzione poi sei rimasto al palo. Sì, sì. E questa è una priorità di comportamento che è faticosa, però che è essenziale, e a questa abbiniamo sempre, anche a questo ascolto, abbiniamo la effettuazione proprio della cosa segnalata e molte delle iniziative. Le faccio un esempio: geografia, che ormai è diventato un must, nasce così, nasce da un suggerimento. E molte iniziative anche sulla rocca che vengono realizzate, domani ne abbiamo una, nascono da un suggerimento. Niente è più utile per un politico che ascoltare il cittadino, perché conosce casa sua e perché spesso ti aiuta a crescere. Quindi questa è una priorità che io continuerò a realizzare. Dopodiché ci sono molte cose che continueremo a fare, e di nuove che faremo, delle opere pubbliche, le ho detto, le scuole, noi abbiamo azzerato le liste di attesa, abbiamo trovato 90 bambini in lista di attesa, oggi ce ne sono zero. Continueremo nella volontà di far crescere la città con i giovani. Il nostro centro giovani è stato un grande investimento, io ho assegnato, oltre che all'assessore, anche a un giovane la gestione, scegliendo le attività che loro mi proponevano. Oggi abbiamo un centro di musica eccezionale, un gruppo che fa fumettistica, che si è attestato come primo a livello del Friuli Venezia Giulia, e molte altre iniziative anche di crescita professionale con l'area di ricerca e il Collegio del Mondo Unito. Questo al nostro Innovation Young, che è diventato centrale per il territorio ma anche in regione. Ieri abbiamo avuto la visita, ad esempio, dell'onorevole Rampelli, è rimasto nel apprezzare questa realtà, e questo ulteriormente verrà diciamo migliorato, ma anche le relazioni con le scuole. Se posso ancora una cosa, voglio dire, vedo che ho proprio 30 secondi, sì. Le dico che abbiamo fatto un accordo con l'Istituto Pertini, che sta funzionando, è al terzo anno, hanno fatto un corso di navalmeccanica, e lì ci sono i ragazzi che imparano la carpenteria e la saldaria, e poi vengono assunti non dall'indotto, da Fincantieri. Vorrei riuscire a portare anche una facoltà universitaria, Monfalcone ne ha diritto, ne abbiamo parlato con il rettore, ed è una cosa assieme a Mauro Pellaschier che sto seguendo, perché Monfalcone forse con ingegneria nautica, almeno come master, sì, potrebbe averla. Le leggo due mail per chiudere. Mi auguro che il sindaco Cisint venga riconfermata, non posso votare perché sono residente a Trieste, esprimo comunque stima. Grazie. E grande competenza, abbiamo bisogno di persone come lei, scrive Franca. Grazie. Complimenti alla brava e bella sindaca di Monfalcone, sono di sinistra ma la voterei subito ad occhi chiusi, scrive invece un altro telespettatore, questo per darle un po' di spinta. E in 30 secondi le chiedo un appello al voto e poi chiudiamo. Ma io direi che non si può tornare indietro, bisogna andare avanti, i cittadini sicuramente lo sanno, e per andare avanti bisogna che mi riconfermiate, perché ovviamente abbiamo dimostrato come si fa, e i prossimi 5 anni saranno quelli del rilancio definitivo per tutti i motivi che ho detto. È importante quindi domenica 12 dalle 7 alle 23 andare a votare, fare un segno sul nome Cisint, votare una delle 6 liste, e se si vuole scrivere anche il nome di 2 candidati che devono essere della stessa lista, e un maschio e una femmina. Grazie alla candidata sindaco Monfalcone Anna Maria Cisint per il centrodestra a Monfalcone. Buona giornata, buon lavoro, grazie a tutti e buon voto.
E noi ci sentiremo lunedì nel corso della nostra maratona elettorale per i comuni di Duino Risina, Monfalcone e Gorizia, quindi assieme ai colleghi avremo modo di risentirla e di rivederla. Buona Grazie giornata. A tutti e buon lavoro. Grazie a tutti per averci seguito, Sveglia Trieste torna domani mattina, arrivederci.